politica internazionale, geopolitica, con la, una contessa distesa su un divano? Cioè, perché adesso perché il fratello della madre di mio padre è stato presidente di Cuba a 13 anni, era il generale Mario Melocal, perciò io sono vissuta in mezzo alla politica. Il fratello del padre di mia madre. Non è che siccome Churchill è stato l'amante di sua nonna o di sua madre, improvvisamente lei capisce di politica estera, perché anche il mio bisnonno, trisnonno, è stato senatore del regno. Sentite, se dovete telefonare facendo queste telefonate stronze, telefonatevi fra voi. No, 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 non è questo. E dopo di ciò, affanculo un'altra volta. No, aspetti. La zanzara. Tutto il re. Gioia. Ladies and gentlemen, welcome to Zanzara, the president of the United States of America, David Parenzo! Fagli sentire il nostro javelin su per il culo a sti figli di Putin! Posso salutare anche il vice direttore di Radio 24, Sebastiano Barisoni. Noi del Fronte di Liberazione Nazionale siamo già stati invitati presso l'ambasciata russa su nostra richiesta, che è stata accertata, dove noi diciamo no alla guerra. Noi ci appelliamo all'ambasciatore che riferisse le nostre cose, che c'è un popolo diciamo di cittadini italiani che sono pro Putin. E stai zitto, Pino! Pro Putin. Brucia, vincilla chi l'ho member dei parenze che ci ha scassato cazzo. Fate schifo! Per cui devi sapere, Putin dovrebbe ascoltare anche le nostre proposte. Perché Mosca è una città, è una megalopoli che paragona a New York, e ci sono per il suo amico della zanzara, ci sono locali swinger, locali gay, locali travesti, c'è tutto e di più lì dentro. C'è tutto e di più. Quindi astenersi uomini, gay, trans, transoperati, vecchie, imbecilli, curiosi e perditempo. Allora ragazzi, sono stati giorni di grande riflessione. Giorni importanti, riflessioni sulla vicenda Ucraina-Russia. Ci ho pensato molto prima di dire le parole che dirò questa sera. Alla fine sono giunto a una conclusione. Come sapete, in questo mese ho detto che è giusto stare dalla parte della libertà, e la libertà certamente è in Occidente, dunque noi preferiamo stare qui piuttosto che in Russia, su questo non c'è dubbio. Però ragazzi, non possiamo vedere un nemico solamente il signor Putin, un nemico e dall'altra parte la libertà, perché non è così, perché in Ucraina hanno ragione. Anzi, questo volevo dire, hanno ragionissimo quelli che dicono che non si può vedere la cosa in questo modo così ideologico, cioè Putin come il cattivo, invasore, brutale, l'orso, eccetera, eccetera, e dall'altra parte il modello della libertà che è l'Ucraina. Non è così, e stasera ve lo racconterò. Non è così. Dall'altra parte succedono anche le stesse cose, ma le avete viste per esempio le immagini, per carità, i russi, gli ucraini dicono che non sono vere, dei soldati russi prigionieri che vengono praticamente feriti, vengono trattati, gli sparano addosso, gli sparano sulle gambe, vengono torturati. Questo è il punto. Dall'altra parte non ci sono angioletti, non ci sono mammolette, non c'era una vera e propria democrazia come la intendiamo noi. Questo ha chiuso dei partiti, signor Zelensky, ha chiuso dei partiti, non c'è più quella libertà, non c'è quella libertà che noi immaginiamo in Ucraina, non c'è, non è una lotta tra il dispotismo e la libertà, ci sono due signori in lotta che spesso hanno delle attitudini e dei comportamenti comuni. Detto questo, è chiaro che noi preferiamo quella parte lì, Putin, rispetto, ma lo preferiamo anche a un signore Biden, adesso ti faccio ascoltare, lo preferiamo probabilmente anche rispetto a un signore che dice che
l'altro è un macellaio. Ti faccio sentire la parola macellaio. Ha detto che è un macellaio. Preferiamo Biden a Putin, che dice che Putin è un macellaio. Sentiamo, sentiamo. Fatemi sentire quello in inglese. You're dealing every day with Vladimir Putin. Look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. Siamo contenti quando un signore dice che dall'altra parte c'è un macellaio e invece ci abbiamo trattato fino all'altro giorno e ci continueremo a trattare? Siamo contenti quando un signore che è il capo, anche nostro in parte, perché facciamo parte della NATO, dice che dall'altra parte c'è un macellaio? Siamo contenti perché gli Stati Uniti cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto in molti paesi? Non si sono comportati in certi casi come macellai? Punto interrogativo. Da Roma, David Parenzo. Buonasera. No, buonasera. Ma che schifo, ma che schifo. Ma che cosa, stai delirando? Ma che cosa dici? Ma io manco ragazzi, ti rispondo, roba da pazzi. Ragazzi, bisogna prendere, ma sei impazzito, bisogna prendere completamente. Che dall'altra parte ma non c'è niente. Che dall'altra parte non c'è ma solo la libertà. Zelensky ha vinto parte le elezioni, non c'è solo la certificate. È un paese democratico. Non cosa ti sei inventato adesso? Un paese pieno di oligarchi e anche di corruzione. Vergogna, non è un paese oligarchi, pienamente ma che democratico. Vuol dire? Non è un paese. Ma che poi cosa noi non possiamo. Come fai a paragonare le due cose? Il grande imbarazzo è che non possiamo stare con Putin. Ma alcune cose le dobbiamo dire. L'imbarazzo, non c'è l'imbarazzo la democrazia è quelle stupidaggini che dici, dai, ma non c'è la democrazia compiuta. Ma disarmi, che serie perché dici? Non disarma i gruppi neonazisti che ci sono? Vi piacciono adesso i gruppi neonazisti? Ma vi c'è una perché guerra non li in disarma? Corso, perché c'è non una li guerra di prima? Aggressione, stanno distruggendo le città, i russi, ma di che cosa parli? Ma come certo, si fa a dire guerra, delle fesserie simili? Dopo 34 giorni, le stesse cose che dicevi sul Covid, adesso le dici sulla Russia, ma incredibile. E il Covid non alcune c'è, cose, non fa paura, non fa morti emergono, alcune cose emergono in tutta ma la loro emergono, semplicità questo signor piacere. Zelensky è una costruzione sostanzialmente dell'Occidente, ma va benissimo, ma che, ci va bene, ma che bestialità ma dici? È chiaro che è così, dai è ma perché non le ma io allora se non credi a me, ma perché devi dire delle falsità? Almeno di che quelle che quando è stato eletto, da chi sono state certificate quelle elezioni? Ma perché devi ma dire sai, delle le elezioni certificate, dai, le elezioni allora, certificate vabbè, tutto, allora è tutto falso. Ti faccio falso, ascoltare dai, questo signore che c'è anche delle bestialità che simili. Attacca. Ma hai una dignità, aspetta, abbi aspetta, una dignità. Aspetta, io mi pongo delle domande, dai. Io mi pongo delle domande. Ma non domande. Ti poni delle domande, hai fatto delle affermazioni no, false. Io mi pongo delle non domande. Ti poni delle domande. Mi pongo delle dici domande. Delle il signor falsità. Zelensky è enorme. L'angelo, è il liberatore, è l'esempio ma di democrazia che noi è una persona che noi stiamo dipingendo in Occidente. È così o no? Ha chiuso o no dei partiti in questo momento? Ha chiuso la libertà di informazione anche in Ucraina? Avremmo dovuto chiudere Forza Nuova o le Brigate Rosse. Come noi abbiamo bandito le Brigate Rosse, uguale. Come noi avremmo dovuto bandito le Brigate Rosse. Ti faccio sentire una cosa. Terroristi. Un signore che di cui abbiamo mandato in onda dei piccoli stralci che ci ha anche cioè, attaccato. L'Italia non era democratica quando aspetta, mise al bando le combatté le Brigate Rosse? Vabbè, non è la stessa cosa. Dai, su, non è che come non è la stessa cosa? Non è mai la stessa cosa. Le leggi speciali italiane contro i terroristi. Ti faccio sentire questa cosa. Questo qua è un signore che si chiama Giorgio Bianchi e è un esperto del Donbass, sta lì in Donbass, eccetera. Abbiamo messo anche degli audio. Io non sono sempre d'accordo con quello che dice, però racconta delle cose molto interessanti, molto molto interessanti. Partiamo con l'editoriale di Bianchi, vai. Vale la pena che noi quest'inverno andremo incontro alla stagflazione, andremo incontro alla recessione, che le nostre fabbriche si fermeranno, che andremo incontro alla disoccupazione? Vale la pena fare tutto questo? O bisogna prendere questo soggetto per le orecchie e dirgli adesso tu Zelensky. Disarmi i gruppi neonazisti se ci riesci? Perché la domanda è se ci riesci, ti siedi a un tavolo di pace e fai la pace di corsa, l'Ucraina torna ad essere quello che era prima, ovvero uno Stato neutrale che trae i suoi benefici trattando con l'Europa per certe cose, con la Russia per altre cose, non entri nella NATO, punto e basta, e non se ne discute più. Questa è la soluzione semplice, questa è la soluzione reale. Il resto sono chiacchiere. E torno a dire, parlare di moralità, e lo ribadisco per Cruciani e Parenzo, da parte nostra sì. È veramente un qualcosa di capito, inconcepibile, di squallido e di criminale, perché noi abbiamo fatto 100 volte quello che ha fatto la Russia adesso. Questo 100 volte Putin non lo so. Le guerre le ha finite, non le ha iniziate. Putin sta ponendo fine a una guerra civile che ha iniziato l'Ucraina.
non l'ha iniziato la Russia. A bombardare l'aeroporto di Donetsk, a bombardare il palazzo dell'amministrazione di Lugansk, a massacrare la popolazione di Odessa, a fare un colpo di stato neonazista nella capitale ucraina, non è stato Putin. Sono stati i battaglioni paramilitari finanziati dall'Occidente, dalla signora Victoria Nuland, che ha detto: abbiamo speso 5 miliardi di dollari per restituire all'Ucraina il governo che si merita, che stava lì intercettata con il suo responsabile d'ambasciata, adesso non mi ricordo, e diceva: tizio, lo mettiamo qui, lo mettiamo lì, quest'altro lo mettiamo qui. E quando quello gli dice: ma l'Europa che avrà qualcosa da ridire, gli ha risposto che l'Europa si fotta. Il signor George Soros ha pagato lui di tasca sua, adesso non mi ricordo se 80.000 dollari, per fare una campagna di casting per il nuovo governo ucraino post golpista, e ha preso gente che non era neanche ucraina, c'era un canadese, mi sembra, c'era un americano. Il governo è un governo fantoccio, ma come si fa a parlare di democrazia qui? Come si fa? Come si fa? Giorgio Bianchi, il governo fantoccio. Bisogna porsele queste domande o no? Guarda, stai facendo un'operazione di disinformazione scandalosa, sento schifosa. Anche l'altra campana. Non è un'altra campana. È come quando davi la parola. È come quando davi la parola a Vanna Marchi sul Covid. Schifoso. È un'operazione schifosa proprio. Ma anche perché schifosa? È come sentire... come dare la parola. Ma queste cose non passano sul mainstream. Non vengono messe sul mainstream. Passano tutti i giorni sulla rete. Nessuno lo fa sentire. Passalo, questo ma Bianchi. Di che sono delle ma perché sono dei deliri? Ma non è perché vero sono che sono dei deliri, dai, quello sta dando vita, le conosce le cose, dai, non su, è vero. Le conosce, poi c'ha attaccato. È un'operazione molto schifosa, basta. Su tutto, perché? È una brutta, ma devi, scusami, se tu mandi in onda questo, contrapposto a uno che dice un'altra cosa certificata, ci sei e tu. Questo qui dice delle minchiate, ma no, perché dire che le minchiate che ha detto questo qui, ma non è neanche possibile sbottarne una a una, perché sono talmente delle puttane. Allora, Soros è vero, Soros da sempre, ma lo dice nella sua fondazione. Beh, allora, questo sta dicendo questo, che è un governo fantoccio, che è un governo fantoccio dell'Occidente, secondo lui. Non è che così. Cosa vuoi, che è un governo fantoccio dell'Occidente, che non c'è casting. Democrazia, che c'ha le milizie, ma che c'ha le milizie fasciste incorporate. Non c'è ma come, dai, su. Mo adesso leggono Kant. È la stessa operazione che hai fatto sul Covid, quando davi la parola a persone che di medicina non sapevano un cazzo. È come dire Vanna Marchi discute del Covid. Questo qua è una vita che sta in Donbass. È una vita che sta in Donbass. È la stessa questo viene operazione, dalla sinistra, uguale. Questo Bianchi viene dalla sinistra, viene. Ma a me che me ne non frega uno, dove viene. Non è un alleato, ma a me che me ne frega. Non è un alleato di Putin, non è pagato da Putin per fa, credo, spero, anzi sono sicuro che non è così. Per cui di che parliamo? Dai, fermi ora. Ma chi ha buttato giù il volo olandese sul Donbass e 160 morti? Fermi là. Chi? Fermi tutti. Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Beps, dove corre la passione, anche online. Vi presenta Strade in diretta. Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code pari a 10 km per incidente sulla A21 dei Vini tra Piacenza Est e Castel San Giovanni in direzione Torino. In viabilità ordinaria per incidente con due mezzi pesanti coinvolti, rimane chiusa in Emilia-Romagna la strada statale 3bis Tiberina tra Verghereto e Canidi in direzione Roma, mentre in Lombardia il traffico è al momento bloccato in entrambe le direzioni lungo la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga a Bellano per un incidente tra un'autovettura e una moto all'interno della galleria Dervio. Vi anticipiamo infine che a causa di lavori notturni il traforo del Monte Bianco resterà chiuso dalle ore 19.30 di questa sera alle 6 di domattina in entrambe le direzioni di marcia. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo, ma Strade in diretta tornerà alle 20.45. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 71701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. A Gruciani, pensa se il battaglione Azov era russo. Ma che sei matto, sai come si scatenavano? Potevano dire tutto, invece col simbolo nazista, questo invece pure il battaglione dirlo. Azov è ucraino, quindi è buono. Ciao Giuseppe, sono l'autista Procio, ascoltami, ma perché fai sentire sempre grande lo stesso Procio. Pezzo di Faccetta Nera? La parte più bella è quella che fa
faccetta nera. Vabbè, sarai romana, la tua bandiera sarà sol quella italiana. Noi marceremo insieme a te e sfileremo avanti al duce, avanti al re. Grande Putin, grande Benito. La particolarità è che l'autista Frocio di Torino, che è un nostro ascoltatore, interventista, chiamatelo come volete, è un tizio che ha come idolo la signora Meloni, però lui dice forza Benito, forza Putin e fa le orge gay a Torino. Cioè questo è, diciamo, il personaggio, stati, il personaggio che stiamo ascoltando. Ci sono sempre stati. Tu sei sconvolto dal fatto che io mi pongo delle domande. No, non ti pongo delle domande, tu hai informazioni false. No. Quale informazioni false? Quando dici che l'Ucraina non è una democrazia, ma no, non dici è una democrazia falsità. Compiuta, dai, dici su, una falsità. È una roba messa l'Ungheria in piedi, è una dai. Democrazia? L'Ungheria ma, è una democrazia? Ma sì, l'Ungheria sì, ecco, ma l'Ucraina, no, l'Ungheria è molto simile all'Ungheria, ma, molto simile come robe, sistema. Anzi, ma sono robe dell'est. Almeno lì il sistema del almeno lì in Ucraina, a differenza della dei tuoi amici di Orban, amici di Orban, io la separazione dei poteri è molto più netta che non in Ungheria. Beh, è pieno per di oligarchi anche lì, dai, dirti. Che si sono pappati pezzi di paese. Ma la corruzione, dai, forza! Ma la corruzione c'è stata, dai, anche in Italia. Che cosa vuol dire? Ma che c'entra? La corruzione c'è anche in Italia. Che vuol dire quello? Al fatto che oligarchi non confondere. Si sono ma questo si cosa sono vuol dire? Cosa pezzi di paese esattamente come in Russia, dai, su, non ma diciamo che cosa c'entra con l'aggressione? Cosa c'è? Ma io infatti sto dicendo l'aggressione è l'aggressione, l'aggressione un altro argomento stupido, l'Ucraina è una democrazia, angeli, appunto. Non sono degli angeli, dai. Ma non sono angeli, ma non uccidono le persone con il Polonio, non mettono in carcere. Non uccidono le persone, gli ucraini non uccidono le persone adesso. Allora è uguale, dai, ma no, è scandaloso, ma no, in 34 giorni come hai cambiato, è scandaloso no, questa cosa, veramente incredibile. Mi faccio delle domande, non sono domande. Comunque Berlusconi, non sono Berlusconi domande. ripreso davanti all'hotel Gallia, credo a Milano, se ne esce con questa frase qua, credo che sia una cosa di oggi. Di queste ore, che fa venire un po' di pensieri. Adesso non stiamo parlando di guerra, naturalmente, sulla notizia che è stata smentita, uscita nei giorni scorsi, di una gravidanza della sua fidanzata. Senti cosa dice il signor Berlusca. Signor Berlusca, il numero uno. Senti. Buonasera. Fate i bravi. Certo. E mettetemi i preservativi. Non è strano che Berlusca se ne esca con questa cosa qua, caro Parenzo. Beh, cioè non è strano. La battuta non che è sempre. Strano. Sì, no, la battuta, dice una battuta che fa sempre questa, mettete i preservativi così. Sempre, state bravi, mettete i preservativi. Mettete i preservativi. Sì, sul sempre. Senso sì, ma mettete i preservativi? No, in realtà, mettete i preservativi. Cosa incredibile. Comunque, guarda, che incredibile che in Italia non si può dire una cosa. Adesso bisogna dire per forza che lì c'è il cattivo Putin e ma invece lo dite in continuazione. E invece il democratico. Ma non, dire, non si può Angelo dire perché Zelensky. Lo dite in continuazione, non siete è anche così. Pagati per non dirlo. È, ma che pagati per ma dirlo? Come? Io ho preso siete una anche pagati per andare in trasmissione e dirlo, ma no, perché vi lamentate? Ma se tu dici una cosa diversa, Orsini, sei etichettato tutti, come un figlio di puttana. Dai, beh, non è così, almeno, dai. Almeno sapere da che parte state, quello sicuramente, almeno poter dire che siete dalla parte della dittatura, ma almeno quale parte se neanche della dittatura, si può dire questo. Figura, io la odio la dittatura, gli autocrati, li odio. Una dittatura ha aggredito una democrazia, una dittatura ha aggredito una democrazia. Ma di noi, dai. No, aggredito uno Stato, quello è sicuro. Che sia una democrazia o i miei dubbi. Una democrazia. Adinolfi, non mi sentite. Ma esiste una difficoltà a far passare dei concetti che siano fuori dalla propaganda. Questo è accaduto nella stagione della propaganda al Green Pass, e avviene anche nella stagione in cui bisogna per forza dire che qualsiasi cosa facciano gli ucraini è meravigliosa e che il battaglione Azov non è un battaglione neonazisti, ma è composto da lettori di Kant. Di Kant. Ha ragione il signor Adinolfi. E dite tutto questo nel giorno Adinolfi. In cui Abramovic rischia di essere stato avvelenato dagli amici di Putin. Che ne sai da chi? Hai già dai pelle già pelle squamata su viso. Vabbè, non credo che Zelensky ragazzi. Abbia avvelenato Abramovic. Ma non lo diciamo. So, non ma è, a parte che è russo. Abramovic so. È russo. È russo. Quindi non è. Quindi è stato Kiev a avvelenarlo. Ma non lo gli so. Amici di ma Kiev io non lo so. Ma vogliamo sentire Spadalino? Cioè, come mai non sai niente, però poi sai che la
che l'Ucraina non è una democrazia. Cioè, spiegami, io come ho detto mai? Che dici, non è una democrazia come la intendiamo noi. Cioè è una roba strana in cui ci sono gli oligarchi esattamente come in Russia, in cui chiudono i giornali, in cui l'opposizione non è amata. Cioè in cui gli autocrati. Dai, su ragazzi. L'opposizione non è amata. Spatalo, dai, Ucraina. Siamo spatalo. Il presidente dell'Ucraina fino a qualche anno fa si esibiva nei teatri. Vabbè, questo si denudava, un pagliaccio da circo. Adesso è diventato, dice lui, presidente dell'Ucraina. Io devo rispettare questa gente, ma lui deve rispettare noi italiani. Io li farei venire a braccia aperte, gli oligarchi russi, perché ci portano denaro, fanno lavorare le nostre attività turistiche. Andrea da Milano, avanti tutta ragazzi, avanti tutta, cioè, via con le telefonate, tanto, vai! Tanto l'Ucraina, tanto dici che l'Ucraina non è democratica, che ha pure il partito filorusso all'opposizione del Parlamento. Sciolto, no, sciolto. C'è pure lì all'opposizione, Andrea, il partito filorusso. Andrea, dimmi. Che belle queste giornate che si allungano, la figa ovunque, ovunque. Vabbè, questo che ce ne frega a noi però, scusami Andrea, cioè stiamo facendo una trasmissione adesso. No, ma questa era una premessa, che significa, così siccome ti sentivo elettrizzato, dimmi. E allora passiamo alle cose serie. Volevo sapere Parenzo, sì, questo sembra che deve fare una conferenza, capito? Sembra che c'ha 20 minuti a disposizione. Hai esordito, dice volevo sapere Parenzo quando la smetterà di fare i soffocotti anche virtuali a tutte le genti dell'area democratica, insomma, l'area di sinistra, in cui mi piace la democrazia A me anche piace tantissimo la democrazia. Però, siccome tu fai il giornalista, dovresti valutare con senso critico i fatti e non aspettare una conferenza di Biden e fare una figura di merda mondiale più di lui e scrivere su Twitter: questa conferenza ha fatto la storia. E beh, ci direi, indipendentemente da quello che uno dice, direi. Ha fatto una figura di merda, dai, su, mondiale. L'hanno criticato tutti, l'hanno criticato tutti per quel macellaio. Indipendentemente dal risultato. Certo, ma rimarrà un evento storico. Questo non c'è dubbio. Ma tu conosci le parole o no? Toni, provincia di Milano. Dire storico non vuol dire che sia stato bello, scemo. L'hai esaltato, dai, Toni, dimmi. A parte che io non sono provincia di Milano, ma vabbè, da Milano lo sapete. Comunque volevo dire: cogito ergo sum, penso dunque sono, e Parenzo è una nullità, è una nullità. Ma tu sei l'anarco-stalinista, sei l'anarco-stalinista tu. Sì, esatto, sono uno dei membri del comitato, ma non il segretario, comitato? Ma quale vabbè, esiste, dai, continua, dai, ricomincia la solita imbecille, storia, testa di cazzo. Anarco-imbecille. Va bene, bla 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 bla. Vabbè. Allora... Che vorresti fare? Dire dacci però una fate frecciata. Qualcosa almeno, anarchico. Fai qualcosa, fai un attentato, fai qualcosa. Esatto. Ma se sei anarchico, scusami, ma fai qualcosa di coraggioso. Fai qualcosa di coraggioso. Almeno fai una scritta sul muro. Fai una roba, fatti arrestare. Ma fatti arrestare. Ma perché perdi tempo a parlare alla radio della Confindustria, scemo? Prendi una mazza, fai qualcosa, scemo che non sei altro. Scendi in piazza, scrivi su un muro. Scrivi almeno su un muro, almeno su un muro. Scrivi una roba almeno sul muro. In piazza tua è per inchinarti a fare i bocchini a Biden, almeno io non rompo i coglioni come te, cioè io sono pagato bene, guarda, il calcio, fratello mio, la differenza tra me e te è che io almeno sono pagato moltissimo per stare qui dai capitalisti e me ne fotto. Tu invece sei qui a far guadagnare me un sacco di soldi, perché più tu sei stronzo più io guadagno, e non hai neanche il coraggio di prendere una bomboletta spray e di scrivere su un muro Parenzo o di fare merda. Un attentatino. Fallo. O di fare un piccolo attentato. O fai un bel attentato. Fai un attentato. Coniglio, fai un attentato. Fai qualcosa però. Aspetta, non che... rendere ancora più grasse le mie tasche stando aspetta, qui a parlare. Toni, imbecille. Toni. Imbecille d'un anarchico. Oh, imbecille d'un anarchico. Ci sei o no? Ci sei o no? Ma mi senti o no? Sì, ti sento, imbecille. Ti sento. Ma vai, scendi in piazza però. Scendi in piazza. Scendi in piazza, coniglio. Scendi in piazza, coniglio. Ti richiamo fra poco. Fra poco ti richiamo. Anarchico. Chi sei? Uno scontrino. Via. E tu? Una busta di plastica? Ah, niente da fare. Tu? Uno scotch. Ah, fuori.
Solo i materiali giusti possono finire nella raccolta differenziata di carta e cartone. Dal 4 al 10 aprile, Comieco ti aspetta alla Paper Week per aiutarti a migliorare la tua raccolta e per farti scoprire cosa succede dopo il cassonetto. Sei pronto a partecipare? Non accettiamo rifiuti. Info su comieco.org. Non pensavi di essere così felice di vederla crescere. Avete condiviso di tutto in questi anni. Andiamo, papà. Però avevi paura che col tempo il vostro rapporto sarebbe cambiato. E invece... Grazie agli interventi di manutenzione e riparazione di Mini Regeneration, lei è sempre la stessa. Scegli Mini Regeneration per la tua Mini con più di 4 anni. Per te sconti dal 30 al 50% sugli interventi di manutenzione fino al 30 novembre nei centri mini service aderenti. Scopri di più su regeneration.mini.it. Ti bastano la targa e pochi minuti. L'Italia ha bisogno di campioni al servizio del bene comune. Il censimento permanente delle istituzioni non profit parte a marzo e coinvolge un campione di 110.000 unità. Se ne fai parte, fai la tua parte. Informati su istat.it. Meglio la vasca o meglio la doccia? Meglio Alge? Meglio classico o meglio moderno? Meglio Alge? Qualunque sia il tuo dubbio, la risposta è una sola: meglio Alge. Negli showroom Meglio Alge trovi tutto per arredare e ristrutturare casa. Scopri di più su meglioalge.it. Meglio Alge. E ora aggiungiamo un po' di grana padano. Un altro po'. Ancora una grattugiata? Perfetto! Grana Padano grattugiato a pezzetti è il formaggio che dà un tocco in più a tutti i vostri piatti e regala ai vostri momenti un sapore meraviglioso. Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Allora, Sapientone, rifiuti industriali, valore ESG. Ah. Come ti suona? E dovrei saperlo. Dovresti saperlo. Il valore ESG per un'azienda è vitale e devi saperlo. Svegliati. Ma quindi? Quindi, Omnisist. Gestione dei rifiuti industriali all'avanguardia con valore ESG. Trasformazione digitale e monitoraggio certificato delle emissioni CO2 dei trasporti. Scopri tutto su omnisist.it. Omnisist. La responsabilità ha un nuovo valore. Il futuro ha infinite strade e un solo motore, elettrico. Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Fino al 30 aprile con noleggio a lungo termine a privati. Canone mensile a partire da 387 euro, 7.320 euro di anticipo, durata 36 mesi e 100.000 km. Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Il futuro è elettrico. Offerta riferita a Volvo XC40 Recharge Single Motor Core. Salvo approvazione di Arval Service Lease, importi IVA inclusa. Info e limitazioni su volvocars.it. Capelli diradati, incipiente calvizie, arriva Crescina. Crescina aiuta la crescita fisiologica dei capelli nelle aree diradate. Efficace nel 100% dei soggetti testati. Crescina, in farmacia. Test su laboswiss.com. A Verona, la 54esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati. Dal 10 al 13 aprile. Una manifestazione per fare il punto sull'andamento del mercato e le ultime novità del settore. Radio 24 sarà presente al Vinitaly con alcuni programmi e puntate speciali, in diretta dallo stand della Leonardo da Vinci, i vini ispirati dal genio. Venite a trovarci al padiglione 3, stand D7. Info su radio24.it. Le 19 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Arretrano i russi, Irpina è libera, annuncia il sindaco, ma a Mariupol si contano quasi 5.000 morti e per il Wall Street Journal sintomi di avvelenamento per Abramovich e due negoziatori ucraini. No al pagamento del gas in rubli, ribadisce il G7, pronta la risposta di Mosca, non facciamo beneficenza. Intanto riparte domani la mediazione in Turchia, Zelensky sente Draghi, Italia disponibile a garantire la sicurezza. Due operai morti oggi sul lavoro e un neonato travolto e ucciso in carrozzina sulle strisce pedonali a Padova. Coda della regista Schneider è il miglior film 2022, ma a dominare la notte degli Oscar è lo schiaffo di Will Smith al conduttore in difesa della moglie.
Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ripartiamo dunque dagli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. In attesa che riparta domani un tentativo di mediazione in Turchia e di fronte a nuove minacce da parte di Mosca sul gas, drammatici i numeri che arrivano da Mariupol sulle vittime. Ma il fronte russo sembra comunque arretrare. Доброго дня, Ірпінська громада. La nostra Irpin è libera dagli invasori di Mosca, l'annuncio sui social è del sindaco della città alle porte di Kiev. Il sindaco di Mariupol intanto ha reso noto il tragico bilancio dell'assedio alla città che continua a resistere, oltre 5.000 morti di cui 210 bambini, mentre 160.000 cittadini secondo l'ultima stima sono ormai a corto di cibo, acqua e medicine. La Croce Rossa ha reso noto di non essere ancora riuscita a portare aiuti nelle stesse ore in cui la vice premier ucraina Vereshchuk annunciava l'impossibilità per ragioni di sicurezza di attivare in giornata nuovi corridoi umanitari. Alcuni dei sindaci rapiti dalle forze russe, 14 dall'inizio del conflitto, sono stati ritrovati morti, ha reso noto il presidente ucraino Zelensky. L'offensiva russa oggi si è concentrata a Kharkiv, colpita oltre 200 volte nelle ultime 24 ore con artiglieria, missili e bombe a grappolo. Le abitazioni distrutte sono più di un migliaio, ha detto il sindaco della città. Secondo il Ministero dell'Economia di Kiev, la guerra è già costata al paese 565 miliardi di dollari per danni alle infrastrutture, perdita di crescita economica e altri fattori. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alla vigilia di un nuovo round di negoziati tra Russia e Ucraina che si terrà domani a Istanbul, si apprende che l'oligarca russo Abramovich e i negoziatori ucraini avrebbero sofferto sintomi di sospetto avvelenamento dopo un incontro a Kiev all'inizio del mese. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui potrebbe essere stato un tentativo russo di sabotare le trattative. E mentre l'ONU, chiedendo una de-escalation anche a Biden, lancia un'iniziativa per un cessate il fuoco umanitario, il Cremlino sottolinea l'importanza di nuovi negoziati in presenza, pur avvertendo che sino ad ora non hanno portato risultati significativi. Quanto ad un incontro tra Putin e Zelensky, adesso sarebbe controproducente, ha affermato il ministro degli esteri russo Lavrov. Auspica invece una pace immediata il presidente ucraino in un nuovo discorso su Facebook. Priorità u pregovorov vedomi: suverenitet, territoriale cielisnisti Ukraine. Sovranità e integrità territoriale sono le priorità di Kiev, ha ribadito Zelensky, dicendosi però pronto ad accettare uno status di neutralità che abbia però garanzie di sicurezza. Zelensky le vede in un gruppo di paesi capace di dare risposta in caso di aggressione, di cui dovrebbero fare parte, oltre ai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, la Germania, il Canada, la Turchia e anche l'Italia. Il premier Draghi, in una telefonata oggi con Zelensky, ha ribadito il fermo sostegno del nostro paese a Kiev, sortendo un immediato ringraziamento pubblico da parte del presidente ucraino sui social. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Trattative dunque che provano a riannodare il filo del dialogo pur fra le minacce incrociate. Al no del G7 al pagamento in rubli del gas, Mosca risponde: non faremo beneficenza. Chiedere il pagamento del gas russo in rubli è inaccettabile e dimostra che Putin ha le spalle al muro. A dirlo è il G7 dopo la richiesta avanzata da Mosca a seguito delle sanzioni dell'Occidente. Tutti i ministri del G7 hanno convenuto che si tratta di una chiara violazione unilaterale dei contratti esistenti, fa sapere il ministro dell'economia tedesco Habeck in una dichiarazione resa nota da Berlino in quanto presidente di turno. Immediata la replica di Mosca: se l'Europa non vuole pagare il nostro gas in rubli, certamente non lo distribuiremo gratis, avverte il portavoce del Cremlino Peskov, il quale non si sbilancia però su eventuali contromisure che la Russia potrebbe adottare nel caso i paesi occidentali non facessero passi indietro. Dall'Italia intanto anche il numero uno dell'ENI, De Scalzi, fa sapere che la sua società pagherà il gas russo in euro come previsto dai contratti e non in rubli come chiesto da Putin. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nuove minacce dal Cremlino e la testata simbolo della libertà di stampa in Russia decide di sospendere le pubblicazioni.
Appare tutto nero su bianco sul sito novayagazeta.ru e ancora una volta suona come una denuncia, equilibrata ma non per questo meno chiara, dei metodi di controllo che il Cremlino impone in maniera sempre più stringente sulla grande sfera della comunicazione nazionale. Nelle poche righe non si parla di guerra, ma di operazione speciale sul territorio dell'Ucraina. Si cita Roskomnadzor e formalmente si aderisce dunque all'imposizione del governo, proprio perché dopo anni di battaglie civili la testata sa bene come non incappare nella violazione delle leggi che portano dritti in carcere. Ma in un paese abituato a leggere tra le righe dell'ufficialità, il messaggio resta chiarissimo, così come chiaro dove si punta il dito. La testata diretta e fondata da Dmitry Muratov nel 1993 è quella delle grandi inchieste, delle accuse alla corruzione del potere, dei colleghi uccisi, sei tra il 2000 e il 2010, da Domnikov alla Politkovskaya a Natalia Estemirova. Novaya Gazeta sospende dunque il lavoro, ma di certo non sarà un addio. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Europa a confronto sulla gestione delle migliaia di persone che scappano dall'Ucraina e sugli aiuti economici. L'Italia farà la sua parte, non mancherà il sostegno del nostro paese per l'accoglienza ai profughi, così la ministra dell'Interno Lamorgese al termine del Consiglio europeo dei ministri degli interni riunito oggi per decidere come rafforzare l'aiuto finanziario e materiale ai paesi in prima linea. I profughi arrivati finora in Europa sono 4 milioni, di cui 1,5 milioni bambini. Questi numeri aggiornati da Bruxelles, dove al Consiglio, dice Lamorgese, c'è stata una grande sinergia sulle proposte formulate, tra cui quella di un indice per valutare la pressione dei profughi sui singoli paesi e una piattaforma informatica per gestire flussi. Per la registrazione di tutti coloro che chiedono la protezione internazionale nei vari stati, in modo da evitare qualunque tipo di abusi. Sul tavolo anche la proposta di Polonia e Germania di 1.000 euro ogni 6 mesi per ogni rifugiato ospitato e trasporti gratuiti per gli spostamenti in Europa. In Italia invece il Dipartimento della Protezione Civile lavora alle ordinanze per l'assistenza ai rifugiati, che in Italia sono finora 70.000, in arrivo contributi economici per le famiglie che accolgono, conferma il ministro dell'Interno. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La leadership di Giuseppe Conte alla prova del voto online del Movimento 5 Stelle, oltre 50.000 voti al momento, stasera si conoscerà l'esito. Conte che domani incontrerà il premier Draghi alla vigilia dell'approdo in Senato del decreto Ucraina. Rischia un percorso lungo e complicato il testo sullo Ius Scholae. Il cui intento è quello di concedere il diritto di cittadinanza dopo almeno 5 anni di scuola a chi è entrato in Italia sotto i 12 anni. Sono oltre 700 gli emendamenti presentati in Commissione Affari Costituzionali della Camera, di cui quasi 500 della Lega e 167 di Fratelli d'Italia. Il relatore Giuseppe Brescia, 5 Stelle, incontrerà nei prossimi giorni i gruppi per cercare alcuni punti di intesa. È la settimana della fine dello stato d'emergenza causa Covid. Da venerdì addio al Green Pass per alberghi, ristoranti e bar all'aperto, negozi, parrucchieri e uffici pubblici. Ma una serie di alleggerimenti sono già entrati in vigore per i non vaccinati sui luoghi di lavoro. È durato poco più di un mese l'obbligo di Super Green Pass per gli over 50 sui luoghi di lavoro dal 15 febbraio al 24 marzo. Già da sabato scorso sono infatti in vigore le norme del nuovo decreto Covid. Per le categorie obbligate al vaccino, over 50, personale dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, personale scolastico e universitario, l'obbligo resta fino al 15 giugno, pena la multa da 100 euro. Ma in mancanza di vaccinazione non c'è più la sospensione dal lavoro senza stipendio. Il personale di queste categorie, dunque, anche se non vaccinato, può tornare al lavoro con il Green Pass base, che resta obbligatorio sui luoghi di lavoro per tutti fino al 30 aprile. Professori e maestri non potranno però entrare in contatto con gli studenti. Gli over 50 non vaccinati sono ancora 1.750.000, di cui 500.000 guariti da meno di 6 mesi. L'obbligo vaccinale pieno, con sospensione senza stipendio per chi non
ce l'ha, resta invece fino al 31 dicembre per il personale sanitario e dell'RSA. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sono 30.700 i contagi Covid nelle ultime 24 ore, con tasso di positività che torna sotto il 15% al 14,5%. Le vittime sono 95. E sono due gli operai morti oggi sul lavoro. Un operaio di 52 anni è morto travolto dal muletto nel cantiere di una casa di riposo a Castel Goffredo nel Mantovano. L'altro, 30 anni, di Martina Franca, è rimasto folgorato dopo che il braccio meccanico che stava manovrando ha toccato un cavo dell'alta tensione. Stava lavorando in un impianto fotovoltaico di San Donato nel Salento. Questo invece è successo a Padova, dove un bambino di pochi mesi è morto dopo essere stato investito sulle strisce pedonali. Un'auto ha travolto la carrozzina trascinandola per diversi metri. La madre, illesa, è ricoverata sotto shock. Ci trasferiamo al di là dell'oceano per la consegna dei premi Oscar. Coda, I segni del cuore, della regista Schneider, è il film miglior film 2022. Will Smith vince l'Oscar come miglior attore protagonista con King Richard. Jessica Chastain come miglior attrice protagonista con Gli occhi di Tammy Faye. A Jane Campion il premio per la regia con Il potere del cane. Nessuna statuetta purtroppo per l'Italia. Ma a rubare la scena è stato soprattutto lo schiaffo di Will Smith al conduttore Chris Rock, che aveva ironizzato sull'alopecia della moglie dell'attore. La domanda che si sono posti tutti all'inizio è stata: gag organizzata o schiaffo vero? Era tutto combinato o Will Smith si è davvero tanto arrabbiato con Chris Rock da alzarsi dalla platea, salire sul palco e menare le mani? Nelle ore successive al fattaccio degli Oscar è emerso che molto probabilmente era tutto vero. Vedansi il comunicato dell'Academy, che si dice laconicamente contraria alla violenza, e soprattutto quello della polizia di Los Angeles, secondo cui l'aggredito non ha denunciato ma potrà farlo se crede. Tutti poi a rivedere la scena, a studiarla fotogramma per fotogramma, ad analizzare le parole successive di Smith con la statuetta in mano, e se alcuni gli danno ragione, ha difeso la sua famiglia come il protagonista del film, in tanti dicono, picchiare per l'onore della propria consorte è davvero retrogrado, con un sapore di patriarcato. E chi vi parla concorda. L'amico Gabriele Muccino scrive che Will è riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita e che nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto. Pare ci siano antiche ruggini, ma di sicuro la ruggine si è posata sulle statuette degli Oscar, con una cerimonia in declino che ha vissuto decisamente un altro anno sfortunato. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per il calcio, dopo l'amaro KO mondiale di Palermo con la Macedonia del Nord e alla vigilia dell'amichevole in trasferta contro la Turchia, Roberto Mancini scioglie i dubbi. È pronto a restare alla guida della nazionale per aprire un nuovo ciclo. Abbiamo parlato col presidente in questi giorni, credo che siamo allineati su tutto, ragioneremo su tutto e vedere quello che potranno essere le cose da migliorare per il futuro. Avanti, in accordo col presidente della Federcalcio Gravina, per dimenticare la delusione mondiale e continuare un lavoro che in 4 anni ha dato alla nazionale un gruppo, un gioco e un titolo europeo. Prova a buttarsi alle spalle l'amaro KO con la Macedonia del Nord a Palermo, Roberto Mancini, e scioglie le riserve. Alla guida degli azzurri resta lui. Continua quindi il mancio, pronto però a rivedere quello, poco a suo dire, se non la sfortuna, che non ha funzionato nelle qualificazioni per Qatar 2022, ma anche a innestare forze nuove nella squadra campione d'Europa. L'amichevole con la Turchia a Konya è dunque il nuovo inizio, anche se qualche senatore comunque resterà per trasmettere esperienza e voglia di riscatto, come Leonardo Bonucci. Da parte mia c'è la voglia di continuare per poter essere da esempio e da guida per i tanti giovani che vestono questa maglia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Il microfono torna alla Zanzara. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. Sì, ho passato la scorsa notte a controllare che tutti i permessi fossero in regola. L'impresa di trasporti di Stefano ha bisogno di qualcuno che conosca a fondo le norme doganali. Tutte quelle pratiche sono un rompicapo per lui. Che tipo di modulo è quello?
Indeed può aiutarlo a trovare velocemente i candidati con l'esperienza giusta. Ho bisogno di Indeed. Indeed ti propone candidati di qualità, così puoi concentrarti sulla scelta della persona di cui hai bisogno per far crescere la tua attività. Se la tua azienda è di nuovo pronta ad assumere, visita indeed.com/assumi. In Poltrone Sofà questa settimana è tempo di grandi occasioni. Termina il metaprezzo sulla collezione primavera, termina lo sconta chilometri e termina la consegna gratuita. Termina tutto domenica 3 aprile. Vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, autentica qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio. Ele, è già arrivato il prestito! E da chi, Fant? Idexa! Segui il tuo istinto imprenditoriale. Con Banca Idexa ottieni il finanziamento in 48 ore. Messaggio promozionale. Scopri di più su idexa.it. Banca Idexa. Pronta ogni impresa. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. Fire up the flames. I'll do you damage. Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'80024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Io non sono mai stato trampiano, ma se The Donald avesse detto che Putin è un macellaio e che non si può pensare che continui a governare la Russia, che andrebbe deposto, apriti cielo. Invece qua dal gerontocomio arriva il bisnonno di Capitan America che con un colpo d'Alzheimer spara ste cagate e tutti a fare tic-tac, no, ma non voleva dire questo, si riferiva a quest'altro, ma bisogna interpretare, ma vaffanculo, allettate il vecchio, togliete il vino. Allucinante. Noi siamo nelle mani di questo pazzo, di questo vecchio con la demenza senile che addirittura definisce Putin un macellaio. Questo è veramente pazzo. Dove ci vuole portare? Dobbiamo scappare via da questa alleanza. È assurdo, ma nessuno si rende conto che questo pazzo ci butta in una guerra nucleare. I paesi della NATO, o almeno quelli che contano, diciamo, militarmente, si fanno garanti della nostra difesa. Le chiedo scusi, Bonino, di non fumare. Di non fumare. Non ho capito, comunque, vado avanti. Le chiedo di non fumare, questo è tutto. La domanda era... Sono cose pazzesche. Io sto a casa mia. Lo so, ma glielo chiedo cortesemente, Bonino, semplicemente per l'immagine. Vabbè, lei può anche continuare a fumare se vuole, semplicemente no. Stiamo in un pubblico della mattina, ci guarda tanta gente, tutto va là. Va bene. Audio di qualche settimana fa sulla Bonino che a casa sua fumava, ma ci sono immagini di trasmissioni del passato, quando uno fumava tranquillamente anche durante una conferenza stampa, oggi non si fa più. Però è strano che ci sia così una sorta di... Io sono dalla parte della Bonino in questo caso. Voleva fumare, stava a casa sua, fumasse, chi se ne frega. Non è che la gente vede la Bonino fumare a casa e comincia a fumare. Un ragazzino di 12 vogliamo anni. Vogliamo le sigarette anche nei film, quando si accendono una sigaretta. Qualcuno James lo fa, Bond, sai, qualcuno lo fa. Ma qualcuno lo fa. Oggi non si fanno più. Oggi non si fanno più. Cioè, oggi praticamente non si fanno più. Ma certo che sono stupidaggini colossali. Ancora colpito, Parenzo, da quello che ho detto prima. Adesso ti faccio sentire un signore con cui comunque non sono d'accordo, che è il signor Zanasi. Il signor Zanasi, sentiamo le sue performance. Vai. Hanno fatto stupri etnici, torture, fosse comuni. Acclarate, dimostrate che voi fingete di non vedere con dei documenti OSCE, delle relazioni ONU, e voi dite sì, ma non sono mica antisemite. Adesso scoprite corruzione e povertà del burattino e criminale, di criminaleschi. Prima della guerra il vostro eroe con la maglietta sotto le mentite spoglie vi ha ingannato, babisti. Signor Zanasi, caro Parenzo, signor Marco Zanasi, il predicatore di Modena, della provincia di Modena, credo sia anche in collegamento, ha chiamato lui, signor Zanasi. Che vuoi, Zanasi, dimmi. Sono qua. Dimmi, Giuseppe, che... sei rinsavito sotto Pasqua, finalmente. No, no, sento no, no. Più,
sento più cose sensate dai tuoi ascoltatori che da tutta quella cavigliaria in televisione. Hai visto cosa ti avevo detto? Non mi smentite perché è tutto vero. Cosa ti avevo detto? Pazzesco. Chi era questo? Come per il COVID. Yanukovych. Gli hanno ammazzato anche gli animali. Le cornacchie devono smettere. Come per il COVID. Uguale. Quelle filastrocche in televisione ce le raccontano solo loro. Incredibile. Hai capito? 33 giorni di guerra e tutto è cambiato di nuovo. Incredibile. Come per il COVID. Uguale. Dove regalavano i cioccolatini. Scuole adesso. Sangue di russo. Scuole adesso. Bruciavano i fantocci nelle scuole. Quale democrazia? Quale tessuto sociale democratico? Eccolo qua. Uguale. Tutto uguale. Chiamatemi bene le televisioni che ve lo tutto sbatto nella faccia. Chiamalo alla 7. Chiamala in onda. Ma figlio, lo chiamo al manicomio. Chiamo al manicomio, lo chiamo. Ma portatelo in piazza, Italexit. Perché non lo porta come montagnere in giro questo qua? Ma perché non lo portano in piazza come montagnere? Portatelo in giro come montagnere questo qua. Dai. In Ucraina portatelo non c'è in giro, forza. Ci sono questi oligarchi. Non c'è corrotti. Nessuna democrazia. A cominciare dal figlio di Pustetta Tremolante, quello che delira, che piange in Ucraina per l'ira, che strappa addosso nei stubbi, quello eletto con quattro schede farlocche. Ah, Biden, signor Biden. Hai capito? Eletto con quattro pure quello, schede farlocche. Sì, pure quello non è stato eletto. Eccolo qua, tutto uguale, tutto così. Tutto uguale, tutto uguale. Ma mi piacciono tanto le dittature. Scusami, Davide, ma che te ne sembra a te del signor Zanasi? Che ne pensi del signor Zanasi? Aspetta, fermo. Mi sembra un coglione. Biden non è stato eletto, i nazisti d'Ucraina. Mi sembra un coglione, mi sembra in linea con tutto quello che viene fatto qua, normale, cioè mi sembra tutto normale, la realtà è al contrario, è ovvio, va benissimo, il mondo è al contrario, l'Ucraina non è una democrazia, ha ragione Putin, l'uomo forte, il vaccino non esiste, il COVID non c'è, è lo stesso idiota, è lo stesso idiota di prima. Questi partiti messi al bando, dov'è la democrazia? Partiti messi al bando, ma non sapeva. Ma non sapeva neanche parlare, dell'esistenza della, non sapeva neanche dell'esistenza, pensava che Kiev fosse una pastiglia da prendere contro che un'altra fa? Cosa che non c'è? Parlate più dei corridoi umanitari, la Polonia no, è diventata un fenomeno, prima era bistrattato sovranista, adesso vi piace la Polonia, i corridoi sui sottouomini. Dove sono i corridoi umanitari? Ma non è che piace, Russia? È che la Polonia ha paura di Putin, più, è una cosa diversa. Ma non è che piace o non piace, è la Polonia che accoglie. Ma cosa sbaglia? I corridoi umanitari non le parlate più perché ci sono, come gli uomini di serie B. Ma questo è pazzo. Chi ha chiamato Untermesken sotto uomini? I vostri amici nazisti. Ma ti dovrebbero piacere, però, scusami, dovrebbe piacerti il battaglione Azov, scusa, non sei un fascista, non ti piace l'uomo forte. No, è fascista, non è fascista. No, è un idiota e basta, allora, è un idiota semplice. Non mi contraddite perché io vi dico la verità nella faccia. Ma adesso non mi contraddite, non lo dici Zanasi, perché qui c'è la libertà di esprimere la propria opinione. Aspetta. Tu stai dipingendo il signor Zelensky come un fascista, hai detto anche Frocio. Hai detto una volta un criminale, una persona aggredita. È diventato il paladino della comunità. Ma guarda, i nazisti del battaglione Tasso che ammazzavano i civili sono buoni. Non passate mica con i nazisti buoni, non passate. Sarebbe mica. Come dire non che le Brigate Rosse erano l'Italia. Le Brigate Rosse non erano l'Italia. Di cosa state parlando? Ma non è che un gruppo di militari. Di arruolati. Ma cosa state dicendo? Migliaia di assassini che se la prendono con i civili da 8 anni. Ma la gente non vi crede. Questa non c'è solo bianchi. Guardate i filmati di Vittorio Rangeloni. Che non lo nominate sì, mai. Sì, lo conosco. Mainstream. Non è del mainstream. Diciamo che non è del mainstream. Non è del mainstream. Si sta verificando la stessa cosa del COVID. Il primo mese di COVID erano tutti preoccupati. E la stessa cosa. Dopo il primo mese, ecco i risultati. Ecco il montagnier, il nuovo montagnier della guerra. Si prende la paga con Zanasi, vai, invita lui alla 7 che è un grande combattente. Ma figuriamoci, sei già qua, basta, no? Giletti, sei già qua, basta. Giletti invita Zanasi, Giletti. Io ve lo spiego bene,
ha quattro occhi. Hai capito che provate a ricattarmi, ma chi ti vuole ricattare? Ma chi ti vuole ricattare? Guardi, ciao, guardi, stia pure tranquillo che nessuno sa chi sia. Orsini, stia tranquillo. Ma io sono un uomo libero e non ho bisogno di nessuno. Ma il professor Rossini, ma lei è un coglione, ma è un uomo libero. Dice, vai a casa, non è una questione di uomo libero. Gli dice, togliamo lo stipendio, hai capito? Io invece vi rido nella faccia. Hai capito? Vi mando a casa io, voi. Mamma mia, voi che eroe. Mamma mia, che eroe. Signore. Abbiamo trovato un eroe, un eroe. Un uomo coraggioso, finalmente. Mamma mia. Ecco. A me fanno impazzire questi qua. Questi qua che chiamano dicono perché io sono coraggioso, io vi dico la verità. Ma non fa il culo, quale la coraggioso gente sei? La gente che chiama la zanzara capisce di più del mainstream. Molto di più. Beh, il questo popolo di Cruciani è meglio, è più sensato. Su questo posso concordare, su questo elogio del popolo della zanzara. Mi preoccuperei ciao, molto, Zanasi. Ciao Zanasi, ciao. Sempre casino. Allora, c'era ancora Tony da Milano, l'anarco-stalinista che vedo qua vuole processare Biden, il tuo amico anarco-stalinista, caro Davide. In realtà è una testa di cazzo internazionale, signor Tony. Una testa di cazzo. Una testa di cazzo mondiale. Cosa fa? La rivoluzione al telefono fa. Che roba, ma che cazzo la vuoi tu? Ma stai zitto. Ma cosa fai la rivoluzione al telefono? No, anarco. Sì, noi del comitato volevamo proporre. Che cosa? Oh, Davide, te ne stai ma zitto. Devi proporre una rivoluzione internazionale che processi Biden. Stai zitto. Sì, ma non vale alla radio, non puoi farlo alla radio, devi scendere in piazza, devi andare negli Stati Uniti, devi fare un colpo di Stato a Capitol Hill, coglione, devi andare lì. Processiamo Biden, quel vecchio scorreggione di merda. Ma non lo puoi dire alla radio così. Ma Biden è arrivato in ritardo dal Papa? No, Tony, lascia perdere, adesso non mettiamoci nei casini pure con gli americani, con l'ambasciata americana, uno può dire quello che vuole, però fino a un certo punto. Vedrai che questo lo arrestano. Non ho capito, tu sei del comitato anarco-stalinista, fai l'anarchico fino in fondo. Vai, anarchico stalinista, non anarchico al computer, stalinista al computer, vai all'attacco. Anarco stalinista deve andare all'attacco materialmente, non solo a parole, non anarco stalinista. Perché ti piacerebbe a te, cosa fai? Tu che cosa blatteri che... se no? Ma vieni qua, attacco di Confindustria, io sono pagato per blaterare, però scusami, allora, la differenza fondamentale tra me e te è questa. Quando torno in Italia vengo lì e facciamo la diretta assieme dal vivo. Devo fare una diretta con te? Diretta, ma un anarchico secondo te dice facciamo la diretta? Sì, esatto. Ma l'anarchico prende una mazza e scrive sui muri, fa delle cose, no? Ma tu sei un cazzo di diretta è l'anarchico? Ma Sacco e Vanzetti ti ricordi tu, Sacco e Vanzetti? Ma o no? Sì, ma cosa c'entra? Allora, ma stai un po' zitto. Fatti arrestare. Tony, posso dirti una cosa? Un anarchico vero, un anarco stalinista, a parte le due cose sono in contraddizione. Un traliccio a un traliccio della radio di Confindustria. E chi sono? Feltrinelli, non ho capito. Amico mio, quello era coraggioso almeno. Non sputare sulla memoria dei compagni morti. Stai zitto, idiota. Però scusami, tu lascia stare i compagni morti. Ma tu cosa fai al telefono? Ma distruggi un traliccio della radio di Confindustria. Fammi dire una cosa dai, sul compagno Xi Jinping. Quando David dice no, perché i Novax ora sono pro Putin. A parte che io non sono pro Putin, però io sono pro Vax, sono per il modello cinese linea dura, appena c'è un caso tutti chiusi in casa per due settimane. Ma vai a cagare, tu Xi Jinping, questo non è da anarco stalinista, questo è da imbecille, questa è una posizione da imbecille. Il comitato anarco stalinista è per Xi Jinping fino alla morte, per il grande compagno Xi Jinping. Ma quello vuole mettere la gente dentro casa con un solo caso, chiude intere città, è una roba. Ma va bene, così non muore nessuno e se ne esce subito. Ma vai a cagare. Ascoltami fermo là, bene. Fermo là, hai rotto i coglioni, ciao.
Toc toc, sono il vostro vecchio amico The Wolf, il cyber predatore che non vi lascia mai soli, neanche in smart working. Mi introduco in PC, stampanti e reti per rubare tutti i dati aziendali. Se danno le chiavi del regno ad un ragazzaccio come me, cosa può accadere di male? Cambia il finale, scegli HP Wolf Security, la protezione con intelligenza artificiale che fiuta in anticipo le minacce e le respinge. Proteggi il tuo business anche da casa. Scopri HP Wolf Security. Le funzionalità di sicurezza variano a seconda della piattaforma. Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica dei prodotti. That's the power of love. Per il lavoro che ami c'è un'energia che ama il tuo lavoro. È l'energia di Repower. Efficienza energetica e mobilità elettrica per la tua azienda, elettricità e gas inclusi. Repower, l'energia che ti serve. L'invasione russa e le conseguenze della guerra in Europa. Dalla crisi umanitaria all'impatto sull'economia e i mercati. Le firme de Il Sole 24 Ore raccontano il conflitto e le conseguenze che questa tragedia produce sulla vita di ognuno di noi. Ucraina 24/2/2022. In edicola da sabato 26 marzo con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più. Noi parliamo sempre, con il nostro accento, con il nostro lavoro o con le mani. Noi abbiamo il paese più bello del mondo, fatto di tanti paesi bellissimi. Noi tifiamo squadre del cuore diverse, ma quando giochiamo insieme, il cuore ce lo mettiamo davvero. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche di credito cooperativo, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, le banche di tutti noi. Quanto manca alle vacanze? Non me ne parlare! Per fortuna il 25% della tua vacanza è già in vista. Con GNV, se prenoti oggi il tuo viaggio in traghetto per Sicilia o Sardegna, hai uno sconto fino al 25% e annulli gratuitamente fino a 7 giorni dalla partenza. Prenota su gnv.it. L'offerta termina il 4 aprile. Gli adempimenti sulla qualità del servizio TQRIF di Arera preoccupano la tua azienda? Scegli WMS, la soluzione di GreenExt, unica e innovativa. Ottimizzare la gestione dei rifiuti e rispondere ad Arera è semplice. Scopri di più su www.greenext.it. Scontrini, scontrini, sono ovunque, mi perseguitano. Signor commercialista, mi aiuti? Ho solo tre parole per lei. Ticket Restaurant Edenred. E perché? Io ho la partita IVA. Dovrà pur mangiare. Li usa al supermercato, al bar o dove vuole. E alla fine recupera il costo dell'ordine con un'unica fattura. Buoni per tutti, buoni perché. Scopri tutti i perché su ticketrestaurant.it. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Borse in diretta. Procede contrastata la borsa di New York con il Dow Jones che cede lo 0,4%, il Nasdaq che guadagna lo 0,4%, prima seduta di settimana invece positiva per la maggior parte dei listini europei in attesa dell'esito di un nuovo round di negoziati tra Ucraina e Russia. L'indice FTSE MIB ha concluso in aumento dello 0,63%, Francoforte in crescita dello 0,7%, Parigi e Madrid più 0,5%, in controtendenza Londra con un calo dello 0,1% e Amsterdam negativa dello 0,4%. In calo il petrolio sotto i $110 al barile, soprattutto sul lockdown a Shanghai che potrebbe mettere in crisi la ripresa non solo cinese, mentre il gas è rimasto piuttosto stabile in Europa, poco sopra i €100 al megawattora. A Piazza Affari bene soprattutto il titolo Saipem, in rialzo del 6% sulla manovra di risanamento dei conti, ancora acquisti su Generali che ha chiuso la seduta in rialzo del 3,7%, deboli Eni -1,4%, Tenaris -2,2%, insieme al prezzo del greggio, il peggior titolo Leonardo -2,9%, spread tra BTP e Bund tedeschi a 152 punti base, in chiusura a cambio euro su dollaro 1,0996. Con i mercati è tutto. Vuoi rendere agile la tua azienda per essere veramente smart? Passa a Pantera, l'ERP italiano che copre tutti i processi gestionali, facilitando la collaborazione in mobilità di tutti i soggetti dell'ecosistema aziendale. Se il tuo gestionale è un assistente affaticato e passivo, è il momento di passare a Pantera. Finalmente i tuoi processi diventeranno proattivi e l'informazione ti inseguirà ovunque. Anticipa il cambiamento. Passa a Pantera. Pantera è una soluzione di Bar Group. E ricorda, Pantera si scrive con il TH. Per rimuovere le macchie scelgo Ver. Per lavare le stoviglie sempre Ver. Più rispetto per l'ambiente, grazie Ver. E il pulito è garantito Chantecler. Ver, gli ecodetergenti che funzionano.
Rilassati, chiudi gli occhi e pensa alle cose belle. Yamamay ti aspetta con la nuova collezione. I prezzi non sono aumentati e ogni 4 articoli il quinto è in omaggio. Vieni negli store e su yamamay.com. Regalati un momento per te con Yamamay. È la natura, il grande architetto dei capelli che ha ispirato la formula di Miglio Cress. Dalle ricerche anticaduta, Miglio Cress, forza e densità dei capelli. Miglio Cress, provalo, vedrai. In farmacia ed erboristeria, 2 confezioni al costo di una. Ah, 24,50 euro. Stimoli frequenti anche notturni? Cara prostata, quanto mi costi? Prostatact compresse di Serenoa Revens. Contribuisce a favorire la funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostatact 60 compresse a 19,90 in farmacia e parafarmacia. Prostatact, cara prostata, quanto mi costavi? Compass presenta Pago Light. Oggi parliamo di Pago Light, l'innovativo metodo di pagamento Compass. Chi può usarlo? Perché migliora le vendite? Funziona anche online? Risponde Antonio Manari, direttore centrale commerciale di Compass. Pago Light è per tutti. Non servono documenti di reddito e può essere richiesto da tutti gli over 18. La dilazione gratuita è una delle leve più efficaci per acquisire nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti. I clienti affrontano gli acquisti comprando di più, più spesso, e acquistando prodotti e servizi di gamma superiore. La flessibilità di pagamento offerta da Pago Light fa crescere il potere d'acquisto dei consumatori e rappresenta una valida alternativa a sconti e promozioni. Pago Light è adatto a ogni attività commerciale, piccola o grande, per chi ha un negozio e per chi vende online. Vai su radio24.it, sezione Noi per voi, e scopri come adottare Pago Light in negozio o sulle piattaforme di e-commerce. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su compass.it, salvo approvazione Compass. La Zanzara. Carissimo ambasciatore russo, non si preoccupi, so che Parenzo dà molto fastidio, però nel caso in cui Putin vincesse la guerra in Europa, conquista l'Europa, Parenzo diventa putiniano nel giro di 36 millesimi di secondo. Dubito. Ciao Cruciani, nel mio maneggio di equitazione abbiamo 2 ospiti russi che sì, sono ormai qui da diversi mesi, molto prima della guerra e tutto. Persone gentilissime, normalissime, tutto, gli hanno bloccato le carte di credito, gli hanno bloccato tutto, non sono riusciti a fare i pagamenti perché gli hanno bloccato tutto, gente che veramente non c'entra assolutamente niente, hanno solo la cosa che sono russi. Ma Peppiniello, sei il solito pezzo di merda, vuoi fare la guerra? Fai lo sbruffone perché sai benissimo che non ci vai né tu né i tuoi figli, pezzo sì, di merda. L'alternativa sono le sanzioni. E viva le sanzioni, giù la Claire. Andassero a fanculo i gatti russi, la vodka, le gare paraolimpiche e chiudiamo anche qualche conto corrente. Vaffanculo, va. Io ho detto un'altra cosa, questo qua non ha capito quella che è la mia posizione, che poi ovviamente come tutte le posizioni si possono evolvere, no? Perché sono questioni lontane che uno non afferra precisamente in tutti i contorni, in tutte le i dettagli. Prezzo subito sparato, Occidente, NATO, Occidente, NATO, ma io pure sto qui, abito qui e sto da una parte, ma che significa? Ci sono persone aggredite, persone che aggrediscono, non è così complicato. Ma perché, perché non hai fatto nulla quando questi qua venivano aggrediti, gli altri, i prorussi o i filorussi venivano aggrediti in quelle regioni lì? Non hai detto un cazzo perché non te ne fregava niente, dai. La responsabilità di quello che avveniva nel Donbass, ma c'è anche responsabilità russa, ma non solo era russa, evidentemente, dai. Del governo ucraino, la responsabilità di quello che avveniva nel Donbass, essendo territorio ucraino, era evidentemente del governo ucraino. Ma ciò non giustifica in alcun modo l'aggressione militare e la volontà di destituire un governo democratico. Questa è la differenza. Ma perché prima gli Stati Uniti che cosa hanno fatto? Non volevano mettere uno loro di governo favorevole, non hanno fatto questo. Uno favorevole a loro. Lo hanno fatto gli ucraini. Lo hanno votato gli ucraini. Come, che cosa vuol dire? Una differenza fondamentale. Non è che gli Stati Uniti fanno i colpi di Stato. Ma come, non hanno colpi di Stato? Ma c'è una società che lo vuole. Comunque, guarda, nel prossimo giorno ti farò parlare con uno che parla apertamente di colpo di Stato. Ma sono gli ucraini che lo vogliono, però. Il che colpo cazzo di dite? Stato, dai.
la libertà. Ma no, cioè forse allora, non ti ci faccio siamo sentire capiti un audio. Cioè, anche se fosse vero che c'è stato il finanziamento degli americani, ma non lo fai contro l'interesse degli ucraini, della popolazione, che sono loro che hanno voluto destituire il governo filorusso. Ma come si fa a non capire la differenza? Allora. Per staccarci un attimo da questioni che riguardano l'Ucraina, eccetera, eccetera, fra poco ci torneremo. Ti faccio sentire un audio. L'audio del sindaco qualche giorno fa, la cosa non è stata molto pubblicizzata, ma sicuramente farà incazzare gli amici napoletani, in particolare quelli di un quartiere che si chiama Scampia. Il sindaco di San Benedetto del Tronto qualche giorno fa, descrivendo problemi che riguardano l'amministrazione locale, cioè dire come ha trovato l'amministrazione locale il fatto che ha speso dei soldi per abbellire, per illuminare, eccetera, eccetera, ha fatto un esempio con Scampia. Senti, sindaco di San Benedetto del Tronto. Ho trovato degli uffici dove i neon lampeggiavano. Una parte dei neon erano spenti, ma io ho detto, ma signori, ma questa situazione è normale? Vabbè, ci siamo abituati, ma nel frattempo cominciava a ricevere personalità, gente che veniva a trovare il nuovo sindaco e si trovava addirittura in una situazione dove il 40% delle luci erano spente perché fulminate, il 20% lampeggiavano e si sentivano i ticchetti dei neon e il resto funzionava, con l'aggravante tra l'altro che ci pioveva pure. Ma io dico, scusa, ma fatemi capire, che è il comune di Scampia questo, con tutto il rispetto di Scampia, o è il comune, beh, o è il comune rispetto di San Benedetto del Tronto? No, perché devo cercare di capire dove sono entrato. Ma che è Scampia questa, dove non funziona un cazzo? Dice, con tutto il rispetto per Scampia, ho capito, con tutto il rispetto. Tanto gli hai detto che a Scampia non funziona un cazzo, si ho spazzafumo. Non è neanche vero. Beh, insomma, non è vero. Adesso. Uno non ci si può scandalizzare con un paragone che fa con Scampia. Ha fatto un paragone con Scampia, ci sarà una ragione. Non fai il paragone con la disastrata Roma. Sì, perché nell'immaginario collettivo è così. Anche questo, non sia spazzafumo, si potrebbe anche ribattezzare Spazza Napoli. Spazzafumo, un nome straordinario. Spazzafumo contro Scampia. Spazzafumo against Scampia. Non è più così. Bah, insomma, non credo che siano rose e fiori a Scampia. No, ci sono un sacco di persone assolutamente per bene che funzionano. Ma questo sì, che c'entra, certo. Doriano invece da Genova, dai. Anzi, invece no, aspetta, vi sbagliate proprio, perché Gabriella Scampia... da Milano. Gabriella da Milano. Fammi sentire Gabriella, dimmi. Gabriella. Buongiorno. Sì, dica. Dica, signora Gabriella, dica. Sì, le devo dire che ho ascoltato. Aspetti, signora, sento male. La sento molto male, signora Gabriella. Sì. Mi sente adesso, sì. No, la sento lontana. Comunque, dica, Gabriella. Sì, no, io sono. Ho un'altra questione qua. Sono la vittima di un atto criminale. Vittima di una gravissima violenza e abuso nei miei confronti. Che è successo? Nuovo amministratore condominiale. Vabbè, però amica mia, ho capito signora, non è che noi possiamo, lei dice che è vittima della violenza dell'amministratore di condominio, noi rispetto alla guerra in cosa Ucraina, possiamo fare noi? Cosa possiamo? Ma le hanno rubato dei quattrini. Cosa? No, volevo raccontare la mia storia, la mia narrativa. Non ci interessa. Ma le hanno rubato dei quattrini? Mi ha rubato 18.000 euro con un decreto ingiuntivo falso. Ma questo non è il tribunale. Mi manda Rai 3. Ma signora, c'è forum, mi manda Rai 3 queste cose qui. Perché deve venire qui a raccontare questi 18.000 euro che le hanno rubato? Comunque, chi è? Dove si trova? È a Milano? Dove si trova? Sì, mi trovo in Milano. Lui è nuovo. Lui non ha conteggiato. Sì, ma non possiamo fare nomi di amministratori di condomini che poi finiamo. No, non si può fare nomi, però non ha controllato i miei bonifici che ho inviato. Ma signora mia, ma che cosa posso fare io? Signora, qui c'è la guerra in Ucraina, non è che possiamo pensare all'amministratore di condominio di un condominio di Milano che ha rubato. Sì, ma è un atto criminale anche questo, quindi è un atto criminale. Non è un atto criminale anche questo. Se lei dice anche questo, paragona questo episodio del cazzo con una guerra in corso. Scusi, cara, lei non signora è italiana, poi non è di origine, questo non cambia nulla ovviamente, non è di origine italiana. No, io vivo qua in Italia, a Milano, sono rumena di origine, lei che cosa pensa, mai successo una cosa così. Scusi, che pensa lei del signor Putin, per esempio, se lei che è rumena, le piace il signor Putin? No, per favore, no, non mi chieda politica, perché io qui veramente lei non è il Papa, molto... però lei non è il Papa, signora, cioè non è che non si può esporre. Ho subito una violenza
sa cos'è quella abuso, violenza, un atto criminale. Ma ho capito, signora mia, ma questo non è forum, non è il, non è mi manda no. Lei tre, scusi. No, no. A lei piaceva il signor Ceausescu in Romania, per esempio, il dittatore Ceausescu, le piaceva in Romania? No, no, non mi piaceva, per questo ho cambiato, sono venuta in Italia, però qui avete un altro problema. E quali sono? Gli amministratori di condominio? Signora, non paragoni Ceausescu all'amministrazione della pandemia, signora, per piacere. Durante la pandemia sono venuti fuori tantissimi delinquenti, perché c'è guerra anche qua. Sì, ma non c'è la guerra degli amministratori di condominio contro una condomina di Milano. Vabbè, signora Gabriella, grazie, arrivederci, grazie, grazie. Sì, con noi Mario Adinolfi, buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera. Qui ormai i ragazzi stanno maturando delle cose. Allora, che cosa ho maturato io? No, l'ho come detto. Per il Covid, uguale, no, stessa no, cosa. Io ho maturato in questi giorni, pur non essendo neutrale, pur odiando la neutralità, pur odiando le posizioni neutrali che sono quelle di Adinolfi, che dice bisogna essere neutrali. Per me non bisogna essere neutrali, anzi, ho detto una cosa, che se il presidente degli Stati Uniti Biden descrive Putin come un macellaio, allora hai il dovere di intervenire militarmente, se è conseguente con le sue idee, se è, come dire, no, coerente con le sue idee, allora sì che dovrebbe intervenire. Siccome però non hai coglioni, non lo vuole fare e cerca invece altre strade. Ora io dico, caro Mario, tu hai sempre definito questo Zelensky una specie di, non so se l'hai definito un pupazzo degli americani o comunque un autocrate, l'ho sempre definito un autocrate. Attenzione, sì. Zelensky. Noi abbiamo polemizzato e attaccato Putin per la sua condizione di essere un dittatore. Sì. Zelensky nell'ultima settimana ha chiuso 11 partiti politici. Sì. 11. Sono in guerra. Tutti i partiti opposizione sono stati chiusi. Sono non è che state chiusi, sono in guerra. Le televisioni, ho capito. Sono state chiuse tutte le televisioni. Vi assicuro che Putin non ha chiuso le televisioni, non ha chiuso i partiti politici. Come non ha chiuso le televisioni? Cosa dice? Ma hanno fatto una legge che arrestano le persone con fino a 15 anni di galera. Ma che dici? Guardi la TV russa. Ma che delirio fa? Ma non è vero. Assolutamente. Ma assolutamente no. Vabbè, adesso non diciamo no. Vabbè. Ma non diciamo bestialità, Mario, non ci sono, per piacere, su, non, c'è, non diciamo bestialità, non c'è stasera, dai, Italia, non c'è stasera Italia o zona bianca o zona bianca o dritto rovescio o in onda in Russia, vero, dai, su. Non è vero, ci sono i talk show. Ci sono i talk show in Russia. Sì, ci sono i talk show con quelli che dicono che la Polonia è Russia. Sì, sì, infatti l'ho mandato in onda l'altro giorno. Ci sono i talk show dove c'è un signore che considera la Polonia Russia, anzi Unione Sovietica. Certamente. La differenza e non ci sono quelli di opposizione. Hai una sola rete televisiva sotto controllo di Zelensky. Perché c'è la guerra, non c'è nessun controllo di Zelensky. C'è la guerra. È difficile fare un talk show quando sei bombardato. È difficile fare un talk show con Adinolfi quando sei sotto le bombe, cazzo. Ma come fai a non... Ma che fai? Deliri? Che fanno il talk show? Che fanno del debito a Kiev? Allora un momento, che c'è del debito a Kiev? Che c'è? Ma ti prego, ma non diciamo minchiate. Sono sotto le bombe, grazie a Dio che ancora non gli hanno buttato giù i tralicci. Scusami, perché tu lo consideri... Perché, scusami, perché lo consideri un autocrate? Non che possano essere chiusi i partiti politici perché c'è la guerra. Perché non hanno chiuso i partiti politici. Non hanno chiuso. Hanno chiuso 11 partiti politici. C'è un Parlamento che è difficile che possa funzionare quando tu sei sotto le bombe e vogliono uccidere il capo dello Stato. Ma dove vivi? Hanno chiuso 11 partiti politici, compreso il principale partito d'opposizione che ha 46 deputati, il cui leader da maggio è agli arresti, ricordo, da maggio. Ma sì, ma anche lui si è comportato come un autocrate, anche Zelensky, ma anche Zelensky si è comportato come un autocrate nei confronti allora dell'opposizione. Per tradimento, per la norma sul tradimento, ha messo agli arresti un sacco di gente. Dai, dillo Mario, dillo tu, perché sennò sembra così. Questo è il punto. Noi siamo davanti a due autocrazie, ma vogliamo giocare che una sia una democrazia come e la siamo nostra tornati là. E gli altri sono Hitler. E non è così. E siamo già arrivati a questo. 34 giorni di guerra, come per il Covid, adesso il problema è Zelensky. Bravo. E adesso il problema è hai ribaltato la verità.
come sempre la strada della pace, quella che ha indicato Papa la strada Francesco, della pace, sì, con la consacrazione della Russia e dell'Ucraina al cuore immacolato no, non di Maria. Mi, non mi parlare Cirillo della, non mi parlare né di Cirillo né del cuore immacolato di Maria, perché che dovrà essere svolto anche da Cirillo, oh, ma la pace, Cirillo, la pace si fa con quelli che non ci piacciono, però scusami, la pace Mario, non si fa tra di noi, si fa da quelli che ci piacciono e quelli che non ci però, piacciono. Però scusami Mario, altrimenti che pace fai? Però scusami fai, un attimo, fai qui, tipo, qui non fai la pace. Il Santo Padre non si può appellare al cuore immacolato di Maria, non fa la pace il cuore immacolato di Maria, il cuore immacolato di Maria non può intervenire tra i contendenti, il cuore immacolato di Maria non conta un caso, scusami se te lo dico, va bene per i credenti, mamma però mia, per gli altri nella concretezza delle cose non conta. Il problema è che dentro questa storia ci sono molti credenti, Giuseppe. Sì, ma il cuore immacolato di Maria la pace non la farà, non la fa la pace il cuore immacolato di Maria, dai. Sono due popoli fortemente credenti. Vabbè. Questo è un conflitto che ha anche una ma perché tu pensi se non la si capisce è un problema. Tu pensi che Zelensky sia un autocrate e dunque sia da trattare come Putin, invece perché viene così esaltato dalla comunità internazionale, in particolare dagli americani? È una specie di burattino perché in mano. Serve un burattino ovviamente da tirare per le proprie fila, per fare il giochino come sempre stupidissimo di schierare poi le curve di tifoseria che non ragionano sulle cose che stanno accadendo. Vuoi costruire la pace? Devi costituirti come soggetto neutrale. Ma non potevamo essere neutrali noi, non possiamo, non potevamo. La pace la fa Erdogan e dai un ruolo fondamentale alla Turchia invece di dare un ruolo fondamentale all'Europa. Ma non potevamo essere neutrali. Ma perché che domani mattina alle 9 si vedono in Turchia, non si vedono a Roma, e questo ascoltatemi, è un problema, perché potevano vedersi a Roma invece che vedersi in Turchia. Ma se noi siamo diventati parte belligerante che fornisce le armi a una cosiddetta perché invece la Turchia non è nella NATO, certo, la Turchia non è nella NATO, invece pace, non è nella NATO la Turchia adesso improvvisamente. Nella ricostruzione di Adilolfi la Turchia non è uno dei paesi della NATO, ma non diciamo stronzate, su dai. Parlare con Putin. Noi abbiamo detto che Putin e Hitler, la vedi la differenza o no? Guarda che anche Macron fino a poco fa è stato uno degli ultimi ad andare in missione. Vabbè, da Putin, se te lo ricordi. Ma non ho capito che cos'è che ti piace di Putin a te, però scusami Mario, cos'è che ti piace di Putin? Ci sarà qualcosa che piace nulla di Putin? Ma no, ti piace qualcosa? A me davanti a uno scenario di guerra. Hai detto che c'è più democrazia che in Ucraina, hai detto che in Russia c'è più democrazia che in Ucraina, hai detto che c'è più il pluralismo. In questa fase, secondo me, la democrazia è più di casa in Russia che in Ucraina, in tutta evidenza. Le due narrative di guerra sono evidentemente e chiarissimamente alcuna permeabile, quella russa, quella ucraina è impermeabile. Ieri quando ho elencato gli 11 partiti chiusi da Zelensky, c'era la addetta dei servizi segreti ucraini in studio che diceva: dimmi bene gli 11 nomi in ucraino, per cercare di demolire la notizia che è su tutti i giornali del mondo da una settimana per un decreto. Sì, però, di Zelensky allora, stesso, ma perché tutto l'Occidente si è schierato così a spada tratta allora dalla parte dell'Ucraina contro Putin? Perché pensa ancora una volta, sbagliando come ha sbagliato con Gheddafi, hanno sbagliato ha tutti. Sbagliato con Saddam, che abbattere Putin sia un bene. Questo è un errore folle che Biden cioè, sta secondo facendo. Te abbattere Putin è un errore. Cercare di abbattere Putin è ma si abbatte un da solo. Che noi rimpiangeremmo punto per decenni. Comunque che punto noi rimpiangeremmo sì. per decenni. Se abbattere Hitler è un problema perché è un punto di equilibrio. È un punto di equilibrio nella nuova Europa. Lo stai definendo Hitler. Ma no, un dittatore, un criminale. Che cos'è? Chiamatelo quando come vi pare. Stalin, Hitler, chiamalo come ti pare. Un dittatore. Come vuoi. Saddam inventando le finte armi di distruzione di massa. Avete fatto saltare dei punti di equilibrio, vi siete ritrovati impantanati. Perché non ti piace la libertà? Perché non ti piacciono i paesi che si liberano dei dittatori? Tragica.
Beh, ma perché non ti piacciono i paesi? Guarda, prova, che la statua di Saddam, c'è una prova, scusami, che alcuni paesi la statua con la di Saddam, non... scusami, la dai. Statua di Saddam Hussein non è stata abbattuta dai Marines, è stata abbattuta dagli iracheni. Voi avete una ricostruzione storica che è un po' claudicante, diciamo. Gli americani sicuramente hanno dato una bella mano, ma quella statua è stata abbattuta dagli iracheni che non ne potevano più di Saddam Hussein. Ma pazzesco. Che dici? Ci sono pazzesco. Gli equilibri geopolitici. Che vanno gli equilibri geopolitici. Voglio spiegare a quelli che stanno sotto i dittatori che tu stai qua a giocare a poker e gli dici gli equilibri geopolitici a quelli che stanno sotto le dittature. Ma lo diciamo stronzate. Allora, ho capito, però. Tu ti metti con la, in curva con la bandierina giallo. Sta lì a giocare a poker e dici ci sono gli equilibri geopolitici. C'è gente che vuole la libertà e vuole giocare a poker come te. Hai capito? C'è gente che vuole la libertà e vuole giocare a poker. Vuole la libertà. Hai capito Orecchio o no? Mauro su Repubblica che il battaglione Azov non è fatto da neonazisti, ma da lettori della filosofia kantiana. Dai, quello adesso è ridicolo, dai. Devono beccarci pure questa roba qua ormai. La falsificazione evidente della storia, la falsificazione evidente di ciò che accade. Dai, quello è ridicolo, che i nazisti possano andare male in Italia, anzi malissimo in Italia, che vengano giustamente criminalizzati in Italia. L'Ucraina come un paese di neonazisti. Ma no, ma ci sono sti battaglioni o non ci sono? Ma ci sono sti battaglioni o no? Ma certo che ci sono, ma non sono l'esercito ucraino, quello è una parte, piccola parte. Ma come fanno a negare una storia pluridecennale? Il battaglione Azov a questo è il problema dell'Ucraina, il battaglione Azov. Ma quelli, questi queste migliaia di persone che stanno difendendo, ma io dico questa migliaia di persone la vendita dei mezzi militari. Beh, attenzione, stai dicendo una cosa grave, però adesso si becca la querela. No, però stai ora dicendo si becca la querela. No, però aspetta. Però stai bello. Dicendo una cosa e grave, ora Mario. Si becca la querela. Ora si becca la querela. Stai dicendo ora che il gruppo Jedi, Elkan, eccetera, eccetera, lavorano per l'aumento delle spese militari. No, tu stai dicendo che il gruppo Jedi si becca la querela. Ho capito, però stai dicendo no, ma io non sto dicendo. E ora si becca la querela. E vabbè, fai una bella giocata a poker. Ripaghi però, col però poker. Mario, scusa, stai dicendo una si cosa becca la bella che querela, le persone fanno le interviste per soddisfare i propri editori, i quali vogliono ora si becca la querela. L'aumento delle spese militari, l'aumento delle spese militari perché fabbrica. Ti è partita la mano, ti conviene chiedere scusa perché ti è partita la mano, ti conviene chiedere scusa. Ho letto un titolo su Repubblica titolata così: l'intervista al capo del battaglione Azov. Non siamo nazisti, io ai miei soldati leggo la filosofia cattiva. Sì, vabbè, ma questo vabbè, questa, d'accordo. E quindi cosa vuol dire? Vabbè, ma queste sono puttanate, d'accordo. Ma questa che c'è? Tu stai dicendo che il gruppo Jedi sta lì è a favore di questa linea perché vogliono vendere le armi o i mezzi militari, quello che hai detto. E ti becchi una querela. Questa pagina di propaganda apparsa sul giornale La Repubblica. Allora? Perché propaganda? Jedi? La proprietà allora? Del gruppo Jedi è della galassia di Exor, sì? Che ha i suoi interessi anche aziende che vendono mezzi militari. Beh, capito, però guardi che c'è la libertà di stampa, fate voi quello che volete di e ti becchi la querela. Vabbè, ma questo che c'entra? Ciao Mario, ciao. Il 29 marzo alle 11 segui la 14ª edizione di COP for Future e la prima edizione del premio Close the Gap sul sito del Sole 24 Ore. COP assegnerà i riconoscimenti ai 6 fornitori di prodotto a marchio più virtuosi in tema di sostenibilità e inclusione di genere. Il futuro ha infinite strade e un solo motore, elettrico. Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Fino al 30 aprile con noleggio a lungo termine a privati. Canone mensile a partire da 387 euro, 7.320 euro di anticipo, durata 36 mesi e 100.000 chilometri. Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Il futuro è elettrico. Offerta riferita a Volvo XC40 Recharge Single Motor Core. Salvo approvazione di Arval Service Lease, importi IVA inclusa. Info e limitazioni su volvocars.it. Un solo impianto per riscaldare e raffrescare, garantito senza limiti di tempo. Riscaldamento24.it. Installazione professionale chiavi in mano, rapida e senza demolizioni. Riscaldamento24.it. Brava, risposte esatte. Con Euroterm vince sempre la ristrutturazione facile. Scoprila su riscaldamento24.it o chiedi al tuo installatore di fiducia. Impianto compatibile con il Superbonus.
Accedi al business di domani con la convenienza di oggi. Passa ai servizi cloud di Microsoft 365 Business Standard a un prezzo imbattibile. Oggi, grazie al gruppo Poste Italiane, solo 94,44 € anziché 126 fino al 15 aprile. E il servizio salva in via web di Postella è incluso. Affrettati! Acquista ora su poste.it/promo-partner-digitali. Messaggio pubblicitario Partner Digitali è l'offerta di servizi di Poste Italiane, Postella e Microsoft 365 Business distribuiti da Postella. Per info vai su poste.it. La Serenità ti guida nel futuro della mobilità. Con la nuova tessera ACI Gold Premium hai più servizi allo stesso prezzo. Videoconsulto medico, tutela legale anche per pedoni, monopattini e biciclette. Fix or repair che copre la manodopera fino a 650 euro l'anno. ACI ti dà anche quello che non immagini. In un momento in cui l'informazione di qualità è sempre più fondamentale, il Fatto Quotidiano ti offre in un'unica app tutte le notizie in tempo reale. Vivi un'esperienza di navigazione più veloce ed intuitiva. Per il primo mese a soli 4,99 € leggi il tuo giornale preferito e scopri tutti i nuovi contenuti extra. Guarda le video inchieste in esclusiva, ascolta i podcast originali, esplora le infografiche interattive e gioca con Play Today. Scarica l'app e abbonati su ilfattoquotidiano.it. L'offerta è valida fino al 15 aprile. Capelli diradati, incipiente calvizie, arriva Crescina. Crescina aiuta la crescita fisiologica dei capelli nelle aree diradate. Efficace nel 100% dei soggetti testati. Crescina, in farmacia. Test su laboswiss.com. Da piccola guardavi fuori dal finestrino sognando di volare. Ascoltavi la radio sognando di diventare una cantautrice. E quando toccavi il volante, sognavi di fare il giro del mondo. Poi sei cresciuta. Ma se i tuoi sogni sono rimasti sempre gli stessi, è perché te ne sei presa cura con servizio di valore BMW. Scopri gli interventi di manutenzione per la tua BMW con più di 4 anni, con sconti dal 30 al 50%. Fino al 30 novembre. Vieni su serviziodivalore.bmw.it. Ti basta la targa. Storie di reinserimento lavorativo INAIL. Questa è la storia di Ivana e del suo reinserimento lavorativo grazie a un progetto di INAIL. Sono Ivana, faccio l'imprenditrice agricola e fin da giovane lavoro ogni giorno sul mio trattore. Con il tempo le continue vibrazioni mi hanno causato gravi problemi alla schiena e per questo ho subito un intervento chirurgico che mi ha costretto a fermarmi. Con INAIL sono tornata al mio lavoro grazie a un progetto di reinserimento personalizzato. INAIL mi ha seguita in tutto il percorso con un'equipe multidisciplinare di personale specializzato e mi ha consentito di acquistare un nuovo trattore adatto alle mie esigenze. Oggi posso lavorare in totale sicurezza. Vai su radio24.it, entra in Storie di reinserimento lavorativo INAIL e scopri le altre storie di reinserimento lavorativo. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. Allora, Giuseppe, carissimo, mi dispiace che tu faccia gara ultimamente con Parenzo su chi sia più testa di cazzo. Il problema è che in Occidente la nostra libertà è rappresentata da un QR code che noi dobbiamo presentare al bancone del bar per prendere un caffè, attestando la nostra situazione sanitaria e degli obblighi vaccinali che, se non rispettati, ti impediscono di lavorare, di guadagnare e di poter sopravvivere. E magari vogliamo aggiungerci anche un Julian Assange perseguitato e incarcerato a vita dagli americani per aver rivelato delle verità a loro scomode. E questa è la tua libertà occidentale, testa di cazzo? È questa? Beh, complimenti. Io veramente non sono putiniana, ma tra i due mali preferisco quello minore. L'intreccio della questione Novax e della questione Putin, è così, caro. Esattamente, e della questione così. Putin. Ma anche il timing, sono andato a rivedermi le date, sta succedendo la stessa cosa. Anche nella mia testa, all'inizio della pandemia. Sì, all'inizio della pandemia erano tutti... Perché si vedono alcune cose, però. Perché si notano alcune cose, si notano, emergono alcune figure. Meno male figure. Che abbiamo fatto i vaccini. Fosse dipeso da voi, saremmo ancora in mezzo alla pandemia se non ci fossero stati i vaccini. Con la vostra campagna di un anno e
mezzo contro le vaccinazioni. Allora, molti mi hanno detto: che ne pensi? Pensa che rottura di coglioni, quanto siamo contro. E qui succederà la stessa cosa. Quanto siamo contro, quanto sono contro le cose popolari che circolano, eccetera. La questione di Will Smith, mi sono rotto i coglioni tutto il giorno con questa questione dello schiaffo che ha dato durante la serata degli Oscar a Chris Rock, eccetera, per una specie di battuta che ha fatto sulla alopecia della sui capelli della, sulla testa della moglie di Will Smith. Allora ragazzi, lo sapete come la penso in questo caso, no? Cioè, si può usare il massimo della violenza verbale, la massima sgarbiana riprodotta qui alla Zanzara, il massimo della violenza verbale e nessuna violenza fisica. Di cosa stiamo parlando? Tutto il resto sono tutte chiacchiere, magari era concordata, non lo so, mettiamo che non fosse concordata quella roba lì. Il massimo della violenza verbale e nessuna violenza fisica, per cui Will Smith un coglione in questo caso, un coglione, punto e basta, finita là la discussione. Mille discussioni, mille, sono roba tra star, state discutendo di roba tra star milionarie, chi se ne fotti di star milionarie, d'accordo, benissimo, una cosa vera, paradossalmente fosse vera, è una cosa reale, una cosa anche spontanea rispetto a tutto quel mondo artificiale, comunque va benissimo discuterne, per carità, i motivi e forse c'erano dei precedenti, tutte cose di cui non mi frega un cazzo, l'unica cosa sicura è questa, che quando si è di fronte a casi del genere bisogna applicare, a parte che quella era una battuta, non era un insulto, ma comunque se lui si è sentito insultato poteva rispondere tranquillamente con la parola, con le parole, anche con gli insulti, ma con le parole. Quando si comincia a mettere mano alla pistola, in questo caso quando si cominciano a dare gli schiaffi, i pugni, si passa immediatamente dalla parte del super torto. Qualcuno dice: ah no, un'offesa nei confronti della donna doveva essere vendicata anche con un calcio in culo, con un calcio nelle palle, a parte che era, ripeto, una battuta innocente. Vabbè ragazzi, Doriano da Genova, dai Doriano, dimmi. Innanzitutto, per correttezza, preciso che io sono un fascista nostalgico, sì, di Sua Eccellenza Benito Mussolini. Scusi, lei quanti anni ha, caro Doriano? Quanti anni ha? 69. Dunque lei potete decidere se volete ascoltare la mia opinione o meno. No, ma noi figuriamoci qui. Ma figuriamoci qui, caro Parenzo, non ci faremo mancare l'opinione di Doriano da Genova, secondo te? Possiamo farci mancare l'opinione del signor Doriano da Genova? Dunque lei è fascista, diciamo, mussoliniano, si può dire così, fascista fino al midollo. Assolutamente, corretto. Un grande ammiratore di Sua Eccellenza, signor Benito Mussolini. Sì, prima di capire perché lei, penso che sia dalla parte di Putin, posso immaginare, posso... Volevo giusto spiegare questo. Sì, ecco, appunto, prima di affrontare questo discorso su Putin, volevo chiederle cosa le piace del signor Benito Mussolini. Sono passati tanti anni, perché lei ne ha 69. Cosa le piaceva? Cioè, lei vorrebbe di nuovo Mussolini al governo? Questo sarebbe impossibile perché i tempi sono cambiati. Beh, i tempi sono cambiati. Quello che sicuramente mi è piaciuto. Sì, che ti è piaciuto? Io non c'ero, ma grazie a Dio ho potuto studiare, leggere, farmi un'opinione. Credo che questo sia giusto, no? Sì. Ognuno ha la sua. Sì. E mi è piaciuta la gestione dello Stato sociale. Ah, ti è piaciuta la gestione dello Stato sociale? Il welfare, perché Mussolini ha applicato il vero welfare. Sì, il vero non welfare, mi metto a fare i discorsi da bar del Lazio bonificato, dell'INAIL, dell'INPS, che sono quello cose è, però molto più grandi. Ha cercato di creare. Ma ha portato un paese in guerra, ha portato un paese in guerra. Cioè, amico mio, ma è un disastro, non c'era la democrazia. Signor Doriano, non c'era la democrazia, non c'era una cosa. Ma perché bisogna discutere di questo con Doriano? Ma ragiona con Doriano, discutere i fondamentali. Che è un imbecille, ma non c'è da affrontare, ma lo sa già lui, lo sa già lui, è l'unico che lo ricordo io. Secondo te Doriano sì, nel momento in cui chiama qui già è una certificazione di qualità della sua idiozia. È che è fascista, ha detto. La premessa è: lui ha detto, io sono un fascista mussoliniano. Questo è. Per cui non lo riconosci come interlocutore, caro Parenzo? Non vuoi riconoscere il signor Doriano come interlocutore? Vabbè, d'accordo. Signor Doriano, mi dica di Putin. Allora, io ritengo che al di fuori della guerra, che è sempre da evitare, non mi soffermo quando sento il signor Parenzo dire ci ha portato in guerra, forse scorda che ci ha portato in guerra un anno dopo, e se avesse studiato un po' di storia o di geopolitica di quel tempo, saprebbe che non poteva farne a meno.
Ma non è mai esso, qui non siamo, la mettiamo la sigletta della storia, ecco appunto. Ma non è Rai 24 storia questa qua. Va bene, se vuole ascoltare va bene, se no chiudiamo. Ma cosa c'è da ascoltare? C'è un delirio. Allora, volevo esprimere la mia opinione su Putin. L'ho detto anche al vostro centralista. Io ritengo Putin al momento il solo ed unico baluardo al nuovo ordine sociale che stanno portando avanti nuovo ordine mondiale dal 2015, esatto, al nuovo ordine mondiale, esatto, che stanno portando avanti dal 2015 mondiale. Putin è l'unico baluardo e sarà la nostra unica difesa del nuovo ordine mondiale, certo. Esatto, contro l'avanzata dell'Occidente dai famosi nomi che non sto a citare. Bilderberg, si pronuncia male. Quindi tutta la mia ammirazione va a Putin, che da solo sostiene il patto di tutto un mondo finto, incredibile, pagato dagli americani, punto, dalla NATO, dalla sua NATO. Smaschera tutto Putin, incredibile. Quanti soldati americani verranno qui a combattere, vedrà. Ho finito, vi ringrazio. No, però scusi, signor Doriano, qui non siamo non me ne fotte niente. Ma non è l'istituto russo questo, ma ha ragione, però, ha fatto un'analisi vera. Putin è l'unico che sta contrastando gli americani con la K e quindi sta smascherando un sistema che è corrotto, un sistema che ha inventato la pandemia, che ha inventato i vaccini, un sistema vergognoso retto dalle grandi consorterie americane, dalla Piovra, da Rothschild, da Rockefeller e da quella testa di cazzo che ti ha messo al mondo, riferendomi a questo signore. Capito Doriano? Abbassato Doriano, no, non ho chiuso. Capito l'ultima frase del signor Parenzo. È metafisico, non si preoccupi, è metafisico. Guardi, lei metafisico non sa neanche cosa vuol dire. Comunque, se si riferiva a mia madre, era tutto astratto. Non so neanche chi sia, lei. Non so nulla di lei e non so chi sia. Stiamo calmi qui con le parole. Allora, qui la questione è molto semplice. Lei ha detto però delle cose molto gravi. Primo che è mussoliniano, ha detto che Mussolini è stato un grande statista e ha fatto delle cose buone. Poi ha detto che c'è un nuovo ordine mondiale con le famiglie, eccetera, e dunque dalla parte del signor Putin. Ho capito, però uno dice delle cose e si aspetta anche una risposta. Se Parenzo pensa che lei sia una testa di cazzo, avrà anche le sue ragioni. Ha detto che chi mi ha messo al mondo Lei oggi per chi vota, signor Doriano? Io non voto e non ho mai votato. Oggi voterebbe per qualcuno, però, signor Doriano? No, sono tutti corrotti. Assolutamente no. Perché tutti la democrazia le fa schifo. Certo. La democrazia, questa l'ho cognata io nel mio piccolo. La democrazia è un bene non necessario. No, a me invece è necessario. Lei sta qui a parlare perché c'è la democrazia. Da Putin non c'è la zanzara, non c'è In Onda, non c'è Zona Bianca, non ci sono i giornali liberi dalla Verità fino alla Stampa o fino a Repubblica. Non ci sono questi giornali qua, non c'è questa roba qui che è la libertà. Non c'è, però, Doriano, se ne rende conto che non c'è o no? Non gliene fotto un cazzo a lei. Non è vero, sono assolutamente d'accordo con lei che non è un fatto positivo. Che giornali legge lei? Però purtroppo, secondo me dobbiamo anche accettare se non vogliamo finire sotto il tacco Di chi sta dall'altra parte dell'oceano. Il tacco, ma lei... fino a che non si potrà cambiare e gestire diversamente ed avere veramente un'Europa unita, dobbiamo anche accettare personaggi come Putin.
Ma capito, ma lei non è solo questo, lei pensa che Putin è l'unico baluardo contro il nuovo ordine mondiale? In questo momento sì, perché ma, io credo lei non vuole stare teoria. Sotto il tacco di Biden, non vuole stare sotto il tacco di Biden, questo non è il punto. Voglio stare, ma Biden già c'è ma Biden già lei deve stare sotto antibiotici, siamo, sotto farmaci, però. Ma è da 50 anni, benissimo. È da 50 anni, ma non è che lei è stato male in questi 50 anni, però 60 quelli che sono, non è che è stato male qua o no? E come non è stato male? Guarda come è ridotto, e come non è stato male, sta malissimo, guarda come sta. Signor Doriano, io ho un certo fascino per il signor Doriano. Signor Doriano da Genova. Ma certo, ma come ti possono piacere i mostri che vedi in un film? Certo. Ciao Doriano, ti abbraccio, a presto. Ciao, ciao, ciao. Viva la libertà. Vuoi rendere agile la tua azienda per essere veramente smart? Passa a Pantera, l'ERP italiano che copre tutti i processi gestionali, facilitando la collaborazione in mobilità di tutti i soggetti dell'ecosistema aziendale. Se il tuo gestionale è un assistente affaticato e passivo, è il momento di passare a Pantera. Finalmente i tuoi processi diventeranno proattivi e l'informazione ti inseguirà ovunque. Anticipa il cambiamento. Passa a Pantera. Pantera è una soluzione di Var Group. E ricorda, Pantera si scrive con il TH. E-Tech Europe, la prima fiera italiana delle tecnologie per la produzione di veicoli elettrici, vi aspetta con oltre 200 espositori a Fiera Bologna il 12-13 aprile. www.etech.show. Se una forma di formaggio ci racconta di godersi la vita, di un sapore ricco e ricercato, stagionato tanti mesi, allora è Grana Padano Riserva. Grana Padano, la vita ha un sapore meraviglioso. Immaginate di affidare qualcosa a cui tenete molto, come una borsa oppure un vaso di design che deve arrivare da una parte all'altra dell'Italia o del mondo. Ecco, immaginate, a chi la affidereste? Forse anche per questo che siamo diventati il Corriere Espresso più usato dagli italiani. Oggi BRT ha un nuovo marchio e grazie all'unione con DPD Group, uno dei leader mondiali nelle spedizioni, abbiamo allargato i nostri confini per continuare ad essere quelli di sempre. Ecco cosa vuol dire BRT. Bravi a raggiungere tutti in Italia e nel mondo. In Poltrone Sofà questa settimana è tempo di grandi occasioni. Termina il metaprezzo sulla collezione primavera, termina lo sconta chilometri e termina la consegna gratuita. Termina tutto domenica 3 aprile. Vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, autentica qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio. Oi, Mario, sai che ING ha il conto corrente a canone zero? Davvero? ING è a corto di gente che parli con zelo. Ma dai! Max, Gino il polpo cadente esiste davvero? Pensa te, fino a Ponente a inseguire un levriero. Parlane pure con chi vuoi, ma la storia non cambia. Apri conto corrente arancio e a canone zero, ma non fermarti allo zero. Scopri tutti i prodotti su ing.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa precontrattuale nei nostri punti fisici e su ing.it. Famiglia, artigianalità, innovazione. Grappa Nonino è eletta migliore distilleria del mondo 2019 by Wine Enthusiast. È la prima volta per l'Italia e per la grappa. Il valore della consulenza finanziaria nel PNRR tra sostenibilità ambientale e sociale sono i temi di Consulenzia 2022, il più grande appuntamento dei consulenti finanziari che torna in presenza. ANASF, insieme alle più importanti società di gestione del risparmio e di intermediazione finanziaria, vi aspetta a Roma dal 6 all'8 aprile all'Auditorium Parco della Musica. Radio 24 sarà presente a Consulenzia con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it. La Zanzara. Allora Cruciani, ce l'ho io la soluzione per dormire. Allora prendi carta e penna, Cruciani, scrivi, alle 9 la prima sega, aspetti 5 minuti, poi te ne fai un'altra e aspetti 10 minuti e ti fai la terza sega, vai a dormire e dormi come un bambinello, Cruciani, ascolta e prendi appunti. Ciao Giuseppe, io per dormire meglio, visto che ero comunque insonne, mi faccio due seghe prima di andare a letto. Provaci. Sì, ma non può essere una soluzione. Sì, questa. Più volte, certo. Hanno montato un audio, è un fake. Dunque sei favorevole a questa cura, diciamo. No, questa assolutamente, cura. Non in alcun modo. No? Sì, ragazzi, ma uno non è che lo può fare ogni sera, sennò arriva, cioè, stremato, un mese ti vai a ricoverare, cioè, non è che può essere così, cioè, per cui ci vogliono... Sono stancotto. No, appunto, arrivi stremato, non ce la fai, dai. Cioè.
Luca da Roma, vai Luca, Luca. Adesso, vorrei chiamare un signore, aspetta Luca, vorrei chiamare un signore, caro Parenzo, un assessore al comune di Ceccano, credo della Lega, tale Gizzi, se non sbaglio, il quale oggi ha pubblicato una Z, che è il simbolo che c'è sui carri armati russi. Mamma. Scrivendo una cosa in onore, diciamo, in onore della Santa Madre Russia. Luca, dimmi. Queste sono stronzate, io volevo dire delle cose a Parenzo che volevo dire già i giorni scorsi ma non sono riuscito a collegarmi. Ha detto delle stronzate soprattutto da Formigli sul fatto che nessuno non può reggere il paragone con Iraq perché nessuno, certo, sta esportando la democrazia all'Ucraina. Esatto. E che cazzo c'entra questo con l'analisi generale? Cosa c'entra? Perché cosa il paragone porta? Non l'ho fatto io, l'aveva fatto il professor Orsini paragonando le due cose, non io. Fatto esattamente per questo. Su democrazia, certo, e non democrazia. Ma che certo. Aveva paragonato l'Iraq alla guerra in Ucraina, che è una come al solito non hai capito un cazzo. Non aveva paragonato l'Iraq. Adesso perché dobbiamo parlare di una cosa accaduta due settimane fa? Chi se ne fotte? Ma perché lo dice dovunque e dice mette pure i tweet a Calabria. Basta riascoltarlo, scusami, c'è l'audio. Ma basta riascoltarlo, fratello bello, tema, non ti scaldare, non ti preoccupare, basta riascoltarlo. Ma non è che invece capisci tu, non ho capito, capisci tu invece, no, Luca, ma io non sto dicendo che non capisco, no, sì, sicuramente più di Parenzo che... Ma questo va benissimo, figuriamoci, ma può essere, ma figuriamoci, io ho criticato un paragone che è inesistente. Sono storie completamente diverse. Paragone di cosa? Paragone di cosa? No, ma lui è tra la guerra in Iraq e quella in Ucraina. Ma è... No, Iraq e Afghanistan, che poi anche quella in Afghanistan è diversa da quella sì, in Iraq. Sì, ho capito, ma si voleva dire di una tendenza egemonica degli Stati Uniti, di una presenza degli Stati Uniti. Che... Ma in questo caso, questo punto, per quello io ho detto... Questo è diverso. Quello perché qui non c'è una tendenza egemonica, qui c'è un paese che è democratico, a sé stante, riconosciuto, sovrano e indipendente, sì, sovrano e indipendente. Pure la Russia è riconosciuta, pure la Russia è riconosciuta, riconosciuta. Anzi, ci abbiamo fatto affari fino all'altro giorno. E quindi, dai, che c'entra? Che ha deciso di non tollerare l'invasione dei carri armati. Certo, questo nessuno la tollera, è ovvio, lo sappiamo tutti, ma cosa c'entra col cercare di trovare una soluzione? Come trovi una soluzione con questa osservazione qua? Ti risulta, caro genio, che in queste ore Putin voglia trovare una soluzione? No, ti risulta vincere, che le trattative vuole vincere, Putin, vuole vincere una guerra. Vuole vincere, vuole vincere una guerra. Ciao, meno male. Lo vedi che ci arriviamo? Ciao. Allora ragazzi, vedo questo assessore di Ceccano, adesso lo chiamiamo, ha pubblicato una bella Z. Gizzi? Yeah. Sono Cruciani, buonasera. Grande Cruciani, sono un suo estimatore ma non posso parlare perché devo stare in silenzio stampa. No, lei deve parlare Gizzi perché bisogna difendere la libertà di esprimere il proprio pensiero. Che qui in Italia... È stata una speculazione del PD schifosa. Sì, ho capito Gizzi, però uno deve avere anche il difendere. Se uno pubblica una Z con il nastro di San Giorgio significa una solidarietà nei confronti della Russia, ma che va benissimo, c'è la libertà di poterlo esprimere. Però io le volevo anche dire che la Russia non ha dichiarato guerra amica all'Italia, è una nazione fra virgolette in ogni caso amica, perché tutti quanti qui anche nella mia zona ieri sera si sono riscaldati con il gas russo. Sì. La cosa che è drammatica è che io mi interesso di questioni di araldica, quello lo vedevo come il fatto della cosa dell'impero zarista, è tutto un discorso diverso. Ma questo va bene, ma la Z in questo momento però significa... Ricordiamoci anche che per salvarci dal nazismo la Russia ha dovuto far morire 25 milioni di persone. Sì, però non c'entra questo? Non faccia il moderato, perché lei ha scritto una cosa, Biden è il vero criminale senza scrupoli, senza di lui la terra sarebbe... Non mi sta simpatico. No, ma lei ha detto che è un vero criminale. Non mi piace perché è quello che poi hanno bombardato la Jugoslavia, hanno bombardato tante altre nazioni. Cioè, lei ha detto Biden è il vero criminale senza scrupoli. Non senza, mi piace, non no, mi senza di lui la terra sarebbe molto migliore. Molto migliore. Sì, non mi piace come molto persona, migliore. Tre questioni. Sì, senza di lui lasciamo il mondo in mano agli autocrati. Allora, lasciamo il mondo in mano agli autocrati. Però lei ha detto anche, ha scritto anche i veri criminali del mondo. I veri criminali del mondo, sì, con la foto di Bush e di Obama. Ma pure
quest'ultimo gruppo, francamente, non è che va bene. Ma sono criminali? Lei li definisce criminali questi qua? Ma sì. Lo so, io non devo decidere. Ma l'ha scritto lei? Signor Egizio, scusi, signor Egizio. Signor Egizio, mi scusi, Egizio. Ma voglio capire dall'Egizio, ma a noi che cazzo ce ne frega del fatto che a lei le piacciono questi presidenti? Oggi abbiamo un paese che è stato aggredito. No, ma io non chiamo nessuno, Egizio. Oggi c'è un paese, è molto semplice la cosa, c'è un paese aggredito e un paese aggressore. C'è l'Occidente che sta rifornendo di armi gli ucraini. Lui la pensa diversamente, però. Ma che cosa me ne fotte a me del parere dell'Egizio? Ma ho capito, ma io lo sto chiedendo io, io sto chiedendo all'assessore alla cultura di Ceccano. Sì. In quota... assessore pure? Assessore, certo. Assessore, ma te l'ho spiegato prima. Ma te l'ho spiegato prima. No, però... ma pensavo fosse uno scherzo. Prima. Ho sentito, Gizzi, pensavo fosse uno scherzo. Non mi sente. Ma l'Egizio è assessore alla cultura? L'Egizio. Sì, dobbiamo fare, sì, anche questo. Sì. Scusi, assessore alla cultura. Gizzi, la Z, che cosa significa pubblicare la Z? Significa una cosa di solidarietà nei confronti della Russia. I carri armati sovietici. Ma questo sovietici. Ma se lei è solidale. Ma carri armati? Ma sì, la Z è scritta sui carri armati russi che stanno. No, che io non ho messo la foto dei carri armati. Ma ho capito, ho messo la Z. Lì. No. Ma che significa? Tutte le zede del mondo e facciamo come la Zurich. Vabbè, adesso, però, ma cosa fa? Si dimette? Ma cosa fa? Si dimette allora? Si dimette, immagino. Mica sono parlamentare che sto io sono l'assessore, le deve ritirare la delega. Io sono a favore della libertà di espressione. Dobbiamo precisare la prima immagine, però. E qual è? L'immagine che io ho messa non è quella di un carro armato, è quella che sta su una... un palazzo lì e si parla di questa onorificenza di San Giorgio. Sì, ho capito, però non ci prendiamo in giro. Se uno pubblica la Z, con su scritto solidarietà alla Russia con il nastro di San Giorgio Vittorioso in questi giorni, significa che... Quindi che c'entra il carro armato, però? Ma ho capito, ma la Z dove sta adesso? Sui carri armati russi che stanno in Ucraina sta? Ma non c'è niente di strano, però uno lo deve dire, deve avere il coraggio di dirlo. Ma non sto così in modo spudorato dalla parte della... perché dovrei stare... Ma ha messo una Z sul suo profilo. Ma ho capito, ma come che? Ma come che? Ma è assessore alla cultura, porca gran puttana! Ma uno deve essere anche io per me va bene tutto, anche che uno stia dalla parte di Putin. Non mi è va bene un trattato di guerra quello lì. No, ma è un posto così. Tra l'altro, ma è un simbolo, la Z, scusi Egizio, oggi la Z è un simbolo. Scusi un attimo, Gizzi, ma lei ha detto Biden è un criminale, non dice la stessa cosa di Putin. Dunque lei dice Biden è un criminale e via solidarietà alla Russia. Più di questo uno cosa deve dire? Biden per quello che ha già fatto, questo qui lo sta facendo adesso, valuterò nei prossimi giorni che cosa dire anche di Putin. Ma se lei lo considera un criminale Biden, lei è chiaramente dalla parte della Russia di Putin, ha messo una Z, perché si tira indietro? Le hanno dato una bastonata dal partito, l'ha chiamata Salvini, chi l'ha chiamato? Non mi sto tirando indietro, le dico soltanto che un post fatto in quel modo, così una cosa improvvisa, resta quello che è, non si può adesso fare un processo. L'hanno bastonato, l'hanno inquisitorio. Ma al contrario. Ognuno c'ha la sua. No, ma io non è che insulto, io non sapevo che lei fosse della Lega. Adesso che lo so, la cosa non mi stupisce, ma io non lo sapevo. Anzi, le chiedo scusa se ho detto che se mi sono incazzato. Chiedo scusa. Ora che so che è della Lega, ora che però in aggiunta so che è anche della Lega, perché lo avevo dimenticato della presentazione di Cruciani, io non metterò mai più piede in quel comune. Va bene. Arrivederci, Gizzi, però uno deve avere anche la sì, come dire, le palle per tenere una posizione. Non è che lei se la sta facendo sotto. Non è un vero putiniano, lei non è un vero putiniano, lei deve avere onore. Ma con telefonate improvvise, due contro uno. Ma non è due contro uno, io sono dalla parte della libertà, amico mio, della libertà di espressione. Ma certo che sì, però uno deve avere il coraggio di sostenere le proprie cose. No, non ho detto la Z. Ci vuole tempo, ci vuole tranquillità, ci vuole un attimo di pazienza. Io adesso sto sotto una pressione psicologica. E perché? Va bene, allora io mi fermo, dai, basta, tranquillità, chiedo scusa, azzeriamo tutto, ricominciamo, dai, riproviamo dall'inizio. Ma perché? Ma pressione psicologica di che cosa? Che è successo? Lei ha scritto a Z dalla parte di Putin, punto e basta. Va bene.
Vabbè, arrivederci. Ma non va bene, arrivederci. Però. Vabbè, so, se la fa sotto, che devo fare? Ciao, arrivederci. Ma no, non è così, però vabbè. Beh, come no? Sì, adesso se la fa sotto, c'è poco da fare. Sì, perché se no avrebbe detto sì, Putin c'ha ragione, ho pubblicato la Z e Biden è un criminale. No, volevo dire questo. Ma io questo. Sto dicendo e che Putin ha ragione in Ucraina. Ma se lei ha pubblicato la Z e ha detto che Biden è un criminale. Solidarietà alla Russia, mi dispiace quello che sta avvenendo. Ma solidarietà alla Russia in questo momento è solidarietà a Putin, non è che solidarietà alla Russia in generale, è chiaro, no? Ma non è che siamo tutti scemi, vada fino in fondo, tenga dritto, tenga la barra dritta. Ma non posso tenere la barra dritta perché ci sono anche tantissime ragioni. Ma perché l'hanno cazziata? Perché lei è stato cazziato oggi. Questo lo dice lei, no? Vabbè, questo lo dice lei. Arrivederci, buonasera. Mamma mia, ma come grazie? E che devo fare? Se se la fa sotto, se la fa sotto. Grazie, arrivederci. Noi parliamo sempre, con il nostro accento, con il nostro lavoro o con le mani. Noi abbiamo il paese più bello del mondo, fatto di tanti paesi bellissimi. Noi tifiamo squadre del cuore diverse, ma quando giochiamo insieme, il cuore ce lo mettiamo davvero. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche di credito cooperativo, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, le banche di tutti noi. Allora, Sapientone, rifiuti industriali, valore ISG. Ah. Come ti suona? E dovrei saperlo. Dovresti saperlo. Il valore ISG per un'azienda è vitale e devi saperlo. Svegliati. Ma quindi? Quindi, Omnisist. Gestione dei rifiuti industriali all'avanguardia con valore ISG. Trasformazione digitale e monitoraggio certificato delle emissioni CO2 dei trasporti. Scopri tutto su omnisist.it. Omnisist. La responsabilità ha un nuovo valore. Per rimuovere le macchie scelgo Ver. Per lavare le stoviglie sempre Ver. Fa brillare tutto il bagno intorno a me. Ingredienti vegetali ed EcoPack. Più rispetto per l'ambiente, grazie Ver. E il pulito è garantito Chantecler. Gli ecodetergenti Ver uniscono l'efficacia di Chantecler al rispetto per te e per l'ambiente. Il pulito è più pulito insieme a Ver. Gli ecodetergenti che funzionano. Ingredienti vegetali sono tensioattivi di origine vegetale. La passione per il digitale vi coglie? Abbiamo una rosa di soluzioni per voi. Se sei un commercialista, con Profis hai Sportello Cloud per collaborare con i clienti e gestire i servizi digitali di oggi come fatturazione, conservazione, incassi, pagamenti e tutti i nuovi servizi di domani, con la comodità di una piattaforma online accessibile dove vuoi e quando vuoi. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta. Ancora contrastata la borsa di New York con il Dow Jones che cede lo 0,43% e il Nasdaq che guadagna lo 0,46%, prima seduta di settimana invece positiva per la maggior parte dei listini europei in attesa dell'esito di un nuovo round di negoziati tra Ucraina e Russia. L'indice FTSE MIB ha concluso in aumento dello 0,63%, Francoforte in crescita dello 0,7%, Parigi e Madrid più 0,5%, in controtendenza Londra con un calo dello 0,1%. A Piazza Affari bene soprattutto il titolo Saipem in rialzo del 6% sulla manovra di risanamento dei conti, ancora acquisti su Generali che ha chiuso la seduta in rialzo del 3,7%, deboli Eni meno 1,4%, Tenaris meno 2,2% insieme al prezzo rigreggio, il peggior titolo Leonardo meno 2,9%, spread tra BTP e Bund tedeschi a 152 punti base, in chiusura cambio euro su dollaro 1,0981 e con i mercati è tutto. Toc Toc, sono il vostro vecchio amico The Wolf, il cyber predatore che non vi lascia mai soli, neanche in smart working. Mi introduco in PC, stampanti e reti per rubare tutti i dati aziendali. Se danno le chiavi del regno ad un ragazzaccio come me, cosa può accadere di male? Cambia il finale. Scegli HP Wolf Security, la protezione con intelligenza artificiale che fiuta in anticipo le minacce e le respinge. Proteggi il tuo business, anche da casa. Scopri HP Wolf Security. Le funzionalità di sicurezza variano a seconda della piattaforma. Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica dei prodotti. Accidenti, ma dove sono finita? Questo magazzino è un vero caos. Che due pallet. Ehi, ma c'è Superblock. Esatto, proprio io. La logistica è un gioco da ragazzi con i miei superpoteri. Le megastrutture? Modul Block.
Stoccaggio no limits? Module Block. Automazione intelligente? Module Block. Sei proprio l'eroe della logistica. Vuoi il top? Scegli Module Block. Modulblock.com. Per il lavoro che ami c'è un'energia che ama il tuo lavoro. È l'energia di Repower. Efficienza energetica e mobilità elettrica per la tua azienda, elettricità e gas inclusi. Repower, l'energia che ti serve. Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiama all'800 97 97 17. Italia Più è un progetto Publiscoop Group. Gruppo Centro Paghe, software e soluzioni per le risorse umane. Dall'elaborazione dei cedolini fino alla gestione completa dei processi HR, da sempre al fianco di professionisti ed aziende. www.centropaghe.it. La Zanzara. Luciani, la coppia ideale è lui cuckold, felicemente cornuto. Lei sweet, felicemente libera di scoparsi chi vuole. Concordi, eh? Io mi sono sempre fidato di te, Crucio, quindi ho sempre seguito i tuoi consigli qualora non conoscessi una delle tue ospiti. Quindi sono andato a vedere questa The Real Diabla. Ma che cazzo è? Non fa anal, non fa trisam, non lecca le fiche. Ma cos'è? Cioè, cos'è la tradizione? Dillo che l'ha voluta Davide questa. Il porno tradizionale, eh? Dillo pure. Cioè, non serve che ti nascondi dietro un dito. Ormai hai paura che puoi fare la fine di Orsini, quindi segui la linea editoriale di Davide. Solo porno tradizionale. Luigi da Chieti, vai Luigi da Chieti, poi il collegamento con Tenerife. Ciao, caro David, con Tenerife. Con Tenerife, beh, ti faccio una grande sorpresa. Non ti anticipo Tremo. Nulla. Luigi, dimmi. Tremo. Dimmi. Ciao, mi sentite? Sì, dimmi. Volevo dire, per una volta mi trovo d'accordo con quel grande provocatore di Cruciani. Ma su che cosa? Scusa, su che? No, sul fatto di Zelensky, che comunque anche Zelensky non è una persona proprio pulita, ecco. Perché comunque Io non ho detto cosa pulito. Ho detto semplicemente sono d'accordo con quello che diceva prima, cioè, Adinolfi, cioè anche lui ha dei metodi spicci, Quali metodi spicci? Poi, tra sta in guerra, tra sta sotto le bombe. Ma anche prima non era il campione di democrazia. Vabbè, che vuoi ancora, no, Luigi? Non ho capito. Poi, tra l'altro, volevo approfondire un attimo un piccolo argomento. Che lui, da quello che so io non è che sia molto esperto di geopolitica come tutti quanti adesso. Però che io sappia, lui è stato finanziato tutta la sua campagna elettorale, è stato finanziato da Kolomowski. Ebreo, ecco. Vabbè, quindi, ma quello che è questo non c'entra nulla. Per poter stare Poroshenko. Vabbè, volevo dire che anche lui comunque non è che sia non c'è un cazzo da dire. Ciao. Allora, collegamento con Tenerife. Come si sa, Parenzo non è laureato, ma questo non c'entra nulla. Abbiamo una persona che è una nostra amica, che è una pornostar tra le prime 1000 di Pornhub. È una pornoattrice amatoriale, una sex performer che si chiama. Attenzione. Gaia on top, se non sbaglio, e questa volta non voglio sbagliare, vero Gaia? Non voglio sbagliare. No, non hai sbagliato, Beppe. Eccoci qui. Oggi seconda laurea, caro David. Oggi seconda laurea. Giornata speciale. A Tenerife. Beh, via. Laurea via Zoom in Italia. In psicologia, seconda laurea in psicologia. Sì. Prima laurea economia e commercio. Quindi noi abbiamo il quadro della situazione.
situazione è questo, caro Parenzo. Abbiamo una signora che si procura da vivere sostanzialmente facendo video hard, molto le hard in alcuni casi. Si vede, certo, che le piacerà. Si considera una vera e propria, certo, sì, diciamo la verità, ti considera una vera e propria troia, diciamola tutta. Esatto, vabbè, ma questo... esatto, questo sa va a sandir. È una delle MILF più apprezzate nel panorama, diciamo, italiano di Pornhub. Sì. E ha due lauree. Ora dici, cosa può spingere una ragazza? Ma, io la chiamo la perversione, la passione. No, ma certamente anche l'esibizionismo, questo, adesso questo. Anche questo, con due lauree, lavora a Tenerife per i cazzi suoi con suo marito, che ogni tanto partecipa, come sapete, alle sue scene. E cosa ti spinge a fare questa vita? Con due lauree in mano, sostanzialmente, che cazzo ci fai con queste due lauree, amica mia? Allora, beh, a parte che lo studio è fondamentale, quindi parliamo, insomma. No, ho capito, però appunto, le lauree non ci fanno. Abbiamo dei rappresentanti in Italia che ci governano, che neanche hanno studiato, ma comunque questo era il mio parere. Anche questo è vero, tu hai due lauree, esatto. Fai la sex performer, fai la porno attrice amatoriale, e c'è gente che non c'ha manco una laurea e conduce trasmissioni televisive, diciamola. Senza tutta dubbio. La verità. No, diciamo. Ha fatto esami di Stato per poterlo fare, ma questo non importa. Vabbè, questo che c'entra, anche chi non è giornalista può condurre delle trasmissioni, non c'entra nulla. Questo non c'è dubbio, c'è dubbio. No, però... era sulla mia lista di cose che dovevo fare dopo i 40 anni. Poi ti dico la verità, comunque lo sai che è 10 anni che lavoro nell'ambito della sessualità per altre cose. No, ragazzi, non si sente. Adesso lavoro nell'ambito della sessualità. Non si sente, mettiti bene, se no non si sente bene. Non si ha sente trovato bene. Un mestiere a lei consono, e questo è una fortuna. Scusami, qualche giorno fa è arrivata la notizia che Danica Mori ha vinto il Pornhub Squirt Award, cioè la più grande, esatto, squirtatrice. Certo. Bellissimo. Sì, ed è un premio, diciamo, che ci piace molto come Italia, diciamo. La bandiera dell'Italia nel mondo è rappresentata anche da Danica Mori, che tra l'altro abita sempre lì a Tenerife, vi siete rifugiate tutte a Tenerife, che ha vinto lo Squirt Award. Tu sei una specialista dello squirting, o no? Cioè, esatto. Ecco, ma è proprio una mia specialità. Ne produci in quantità industriale? Cioè, assolutamente. Ecco, quante volte sei capace, diciamo, al giorno, ogni giorno di squirtare? Dimmi la verità. No, allora ti dico la verità, per esempio in una cam 1-1 di un quarto d'ora riesco anche 3 volte. Quindi fai conto in un giorno. Sì, sì. Possono essere anche 20-30, dipende. Cioè, 20-30 squirtate accompagnate da orgasmo oppure no? Ma spesso sì, però non quasi sempre, dipende. Ah, però spesso sì. Sì. Dunque, le due cose, come si sa, non coincidono. No, molto. Non sempre, però diciamo che è una buona espressione quando si ha l'orgasmo, sicuramente. 20-30. Ecco, io il rapporto con tuo marito, che ogni tanto partecipa alle tue imprese, diciamo, erotiche nei tuoi video. E il mio toy. Il tuo toy, com'è cambiato, diciamo, nel corso? Forse te l'ho chiesto 40 volte, però siccome abbiamo affrontato di nuovo questa cosa qui, no, oggi volevo semplicemente farti un applauso per le due lauree, perché facciamo un applauso per le due lauree. Bravissima, perché bravissima. Perché due lauree, non servono a un cazzo, perché questa qua passa le sue giornate davanti ai video a mettersi dentro dei dildi enormi e a squirtare e a fare altri video. La psicologia serve? No, sto scherzando. È la dimostrazione che si può, è la dimostrazione del fatto che spesso i pezzi di carta non valgono nulla. Dunque, il fatto che qualcuno accusi che ogni tanto Parenzo non è laureato, no, ma chi se ne frega? Io non sono un problema. Questa signorina, questa bravissima signorina, molto simpatica, peraltro, ha scelto. No, signora, questa signora ha scelto la sua via, il suo modo di essere felice, e quindi non può che trovarmi. Sì. Contento da questo punto di vista. Io proprio volevo vendere felicità, questa è la base, esatto, quindi benissimo. Bisogna capire anche la psicologia delle persone. Non ho nulla contro, esatto, io non ho nulla contro chi trova le modalità per essere felici, basta che non lo faccia come contro si allena, la legge. Ecco, come si allena, no, ma quello non c'è dubbio, come ci si allena a squirtare anche 20-30 volte al giorno, per esempio? Se poi mi chiedete se sono... Allora, sicuramente attraverso la masturbazione, che è la cosa principale, come per i porno attori, diciamo, maschili, per la cioè conoscere, bisogna conoscere bene il proprio corpo, diciamo. Cioè, assolutamente. A parte bere, che quello è normale, che ovviamente... Sì, bere molta acqua, conoscere il proprio corpo, masturbarsi.
Masturbarsi molto. Tu ti sei sempre masturbata molto nella vita? Sì. Sì, ma io sempre. tuttora. Cioè, anche se lavoro, ho nei momenti proprio che ho bisogno da sola, senza telecamera, senza telecamera. Senza che devi telecamera, fare, certo. Si può dire senza che senza sei mio marito. Anche senza tuo marito. E nella vita tu, certo. Qual è il tuo obiettivo nella vita? Una volta che tu hai, diciamo, perché prima o poi sei una che hai, sì. Hai la tua età, sei certo. Molto amica tra l'altro di una ragazza molto giovane che abbiamo ospitato, che sì. Si chiama Beatrice Segreti, che viene dalla tua certo, stessa zona. Loro sono miei amici, sì. Benissimo. Allora, sì, nella tua vita cosa vuoi fare? A maggio, credo. Due lauree, diciamo soldi, vuoi fare soldi? Perché alla fine tu i soldi allora, col porno li vuoi fare. Sì, per adesso voglio fare per qualche anno, mettermi un po' di soldi per dei progetti, poi l'importante voglio fare anche formazione perché sto inserendo un pochino per passione altri performer. Del porno, quindi benissimo. formazione e diciamo. Altra cosa, formazione, sì, formazione professionale, formazione professionale, serve. E poi? E dopo voglio, adesso sto finendo Villa Gaia, che sarà una struttura dove faremo un sacco di contenuti. Poi? Villa Gaia, sì, la villa della felicità. Venderai e poi? Venderò perché è la mia pensione, l'idea di comprarci un catamarano, girare il mondo e scopare in giro per il mondo. Beh, fermi tutti ragazzi. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. BEPS, i più grandi negozi specializzati.